Vengo a nome della mia agenzia investigativa, la Nova Tech SPA. Sì. Devo farle una domanda molto Mi semplice. dica. Per caso lei nei giorni precedenti ha visto qualcuno aggirarsi nella casa di Marin in questi giorni? Qualcuno? Oddio, è un po' che non passo da quelle parti, ma no. Ok, perché c'è stato un furto e L'ultima quindi sto persona che ho visto da quelle investigando. parti potrebbero essere Parrin Senova, ma erano solo lì nel laghetto. Non è che stavano in casa di Marin. Erano solo nel laghetto, così Ok, tranquilli. va bene, chiarissimo, gentilissimo. Comunque posso dirle che deve fare una lavata di Capanova? Anche oggi l'ho visto svariate volte in giro a far esplodere creeper. Ma la deve smettere il signor Nova di fare Ma esplodere guarda che Creeper? Io non penso posso che farci niente, lo so. ha bucato mezzo server, quell'uomo. Sì, Cioè, guarda che sono penso che d'accordo. ogni singolo buco che c'è in giro è suo. Sì, sono d'accordo. E invece mi dica un po', signor Fango, per caso ha visto qualcuno che va in giro con una spada incantata? Beh, molto incantata, super affilata, se devo Non essere saprei sincero. dirle. Perché io c'ho la mia che è bellissima, guardi che bella. Io infatti c'ho tutti che mi prendono in giro perché sono full netherite, la spada ce l'ho senza enchant. In diamante, esatto. Diamante senza enchant, neanche uno. Vabbè, Bertra almeno ce l'ha lei con c'ha quello. l'enchant. Io manco. Ah, interessante. Sarei curioso di Lo sapere che enchant c'ha. perquisisca. Perquisizione anale. Si fidi di me. Assolutamente. Nasconde un Gli sacco di roba lì ficco dentro. una spada in culo. Sì, sempre meglio essere previdenti, Assolutamente. Gli twerco anche in faccia, non sia mai. Oh, perfetto. eh. Ok, abbiamo Ottimo tutta da Dio. la terra. Oh, perfettamente. Chissà se si scioglierà il signor Bertra. Lo perquisirò, devo capire un attimino. Oh, c'è un vecchio che guarda i cantieri, guardi lì. Che carina. Che Oh, che carino. carina. Lo lasci È il lì. nostro Eh animale domestico, è molto bello. sì, è innocuo, innocuo. Lo sta seppellendo vivo. Sì. Perfetto. Vede, Ah, vede come ottimo, ottimo. la gente si sveglia sempre quando la Subito seppellisci si vivi. sveglia, esatto. Lo puoi cementificare qua sotto. No, non lo ammazzare. Ma fa molto schifo a tirare con l'arco anche. Se non la prende ha dei seri problemi comunque. Salve, salve popolo. Buonasera, signor Salve Bertra, popolo. buonasera. Ho delle domande da farle. Vengo a nome della mia agenzia. No, era il nostro animale domestico, vabbè. Niente, defunto. Vengo a nome dell'agenzia Novatech SPA. Ho una domanda da porle. Dica. Per caso lei ha visto in questi giorni qualcuno aggirarsi nei dintorni della casa di Emarin? Sì, gli scorsi giorni sì, mentre lavoravo alla ferrovia. E mi dica, chi sono questi tizi? Allora, io avevo visto il signor Anima che girava in maniera alquanto losca. Attenzione, ok. Ah. Ma quanto giorni fa? Quanti giorni fa questo? Oddio, quanti giorni fa Quattro erano? lustri. Tanti. Non era ieri, non era l'altro ieri, almeno 2 o 3 giorni fa. L'ultima volta che Anima è passato da queste parti. Ok, adesso devo fare una domanda un po' personale. Per favore, mi può fare analizzare la sua spada un attimino? Devo investigare, devo Vuole perquisirla vedere la un attimo. mia lunga spada? Sì, questa lunga Tenga. spada, sì, proprio questa. Prego, Oh, guardi perfetto, un la attimino. spada. Ah, ok, no, non mi interessa, veramente una spada di merda. Ci sono stati Complimenti. dei furti, Bertra. Vergognoso, Sì, mi vergognoso. scusi, non l'ho fatto vedere il mandato. Sì, ci sono stati dei furti, quindi sto investigando per carico della signora All'inizio Emarin che mi ha io affidato il caso. ero preoccupatissimo perché da quel che avevo capito, ho capito che c'erano stati nel server dei furri e la cosa mi ha preoccupato No, tantissimo. cazzo. No, Mamma quello mia. No, terribile. No, no, Bertra, no, allora. Bertra, non mettermi dentro la tua merda, sto costruendo. Ma ci sto mettendo dei Sì, materiali. ma non mi servono questi materiali qui. Ma tientili. Vabbè, mi prendo la diorite allora, ciao. Vabbè, la Scusi. diorite puoi prendertela. Ma non mettermi No, mi materiali a prendo. cazzo! No, non lo sto mettendo io adesso, non Ah, ho messo più ok. niente. Poldo, grazie mille per il raid. Come mai non giochi più? Dai! Ero venuto apposta per te. Torna a giocare con noi. Grazie mille, bello. L'oggetto del furto era un cavallo? No, il cavallo, il caso c'era stato affidato e Ah, subito questo risolto. via. Il caso l'abbiamo risolto. Questo via. È stato rubato, vabbè, ve lo dico, magari se vedete qualcuno con una spada incantata in queste zone, magari mi venite ad avvisare, magari. È stato rubato un'affilatezza 5 dai mercanti della signora Emarin. La Molto Madonna. pesante. Non è neanche un La terribile. furtarello piccolo No, proprio. è un È un furtarone furto, è un proprio. furtarone, infatti. E infatti qua si chiede giustizia assoluta È un signor per furry questo questo, caso. altro È un che. signor furry, Esatto, Madonna. esattamente. Quindi per favore, se trovate qualcuno in giro, comunque che vedete che si aggira nei dintorni, mandatemi un Uccidiamolo. messaggio. Ah, Ah, ok, sì. uccidetelo a vostro Quindi rischio e ogni pericolo, persona non con la muore spada mai. incantata si uccide e si analizza la spada. Ok, va bene, Zampi, abbiamo capito. Ok. No, non è Sì, però, come ha detto già, Leo, come ha detto io, già. a me ha detto Io mi anche di dissocio. analizzare bene l'ano della Ah, no, vittima. ok, va bene. Perché è importante, quindi Ce l'ha dobbiamo fare detto una. Ma già. perché per una.
Ok, Jumpy ha per detto un attimo mi era scomparsa la spada e mi era spuntato un acciarino. Ma come? Anche a me è successo prima. Che cazzo? Anch'io avevo un acciarino prima. Non so ma perché. Ma la spada mi era spuntato un acciarino, a caso. Misteri, misteri. Me, anche se qualcuno che starà toccacciando qualcosa. Oh, signor Poldo ha ragequittato, mi hanno detto. Ha ragequittato male? Firefox, adesso mi pronuncia il mese. A lei. Sono il passato antinova. Ma in che senso ha ragequittato male? Ha ragequittato, non so, è morto, ha ragequittato. Povero Poldo. Poi io ieri sarò è ancora in live, No, non è più in live. No. Ah, no, sì. Mi era dato. Non è, no, che non è in live. No. Ah, signor Poldo, Carlos. No, il signor Poldo ha quittato. Il fango può uscire, per favore, che non è presente in casa. Oh, ho regalato un pezzo di diorite a Carlos. Mm. È un buon lavoratore, ne ha bisogno. Me lo auguro che non abbia rubato niente. Ma Poldo. Poldo ha fatto il fossato qua. Posso allargare? Posso allargare la costruzione? Poldo ha fatto il fossato qua, non laggiù. L'ho fatto qui. Molto bello. Allegamento regolare secondo le norme sanitarie vigenti. Guardi, io secondo me non so, non sono così fiducioso. Ok. Però gli regalerò un blocco di terra perché lì manca. Oh, sì, ma deve ampliare ancora sta stazione, figa. Non ti sembra un po' grande? Perché non, allora, in pratica ti spiego. Quei lati verranno fatte. Una piccola domanda: perché qui hai fatto la stazione così gigante, nelle altre una merda tipo piccolina? No, perché allora, questa, è perché dello questa qua è la stazione centrale. Questa qua è la stazione da cui partiranno tutte le diramazioni. Ed è quella più grande. Gli altri. Minchia, perché l'hai fatta? Scusa, Piccolotti, perché l'hai fatta qui e non vicino al centro città? Perché il centro città era qui prima che lo spostaste voi ieri. Era qui il centro città. Sai, c'era il portale, c'era il cimitero, c'era la stazione. Vabbè, non è più qua, scusa. No, hanno deciso di spostarlo. Nova ha detto lo spostiamo così. Ma io ho sempre pensato che era lì dove abbiamo messo quel cazzo di portale. E il portale. Ma è stato bloccato il portale. Ma che cazzo sì, succede? Sì. Ma allora ti spiego. Sono giorni che Nova devi sapere che continua a chiedere insistentemente di spostare. Io gli ho sempre detto: sì, Nova, possiamo farlo nella pianura qua sotto, lasciare il portale qua e costruire il centro città lì. Ah, sì, sì. Poi l'ha domandato a te, l'ha domandato a tutti, tutti quanti dicevano di no. Non me l'ha mai chiesto. Alla fine ha deciso di spostarlo da solo. Ma dove? Scusa. Laggiù, lo vedi il portale laggiù? Con il nostro benestare. Ma è quel merdo lì? Ma è davvero quel merdo lì? Laggiù? Sì, si deve ricostruire, sì. Ma no, ma io mi... E tutta sta stazione, mo? La stazione ormai la faccio qua, ce ne saranno altre. E la Salerno, Reggio Emilia? Ne passerà, no, passerà un binario in mezzo che la taglia di netto e passa davanti al centro città. Infatti, minchia, qui la stazione... Non pensavo questa fosse la stazione centrale, per qua è un po' buona, sì, onestamente. Qui era la Twilight Town, devo farla come Kingdom Hearts. È un po' una Cadorna, ecco. Beh, Cadorna è abbastanza... Bene, più che Cadorna, Lambrate, dai. Ok, magari ne fai un'altra, via. Ne fai un'altra magari un po' più centrale, no? Mm-hmm. Potrebbe starci, che ne dice? Non lo so poi, Ma poi si smerda tutto il concetto. Io e Fierica siamo giorni e giorni che scaviamo per fare sta merda di ferrovia che arrivasse dietro allo spawn. Mo ce lo spostano e tutto sto lavoro a che serve? Io risposterei qua, visto che il centro città non è stato ancora costruito, risposterei tutto qua. Ma io mi metto a urlare. No, vieni qua, seguimi, vieni qua un attimo. Dica. Seguimi, devi entrare nel Nether. Non so se hai visto. Ah, ma no, nel Nether sì, ho visto che avete fatto quella specie di quadrato enorme. Ok, lo sta arredando in teoria il signor Nova. Ma non, quindi, si può lasciare entrambi i portali? No, voglio vedere anch'io, cos'è che avete fatto nel Nether? In teoria, vieni. In teoria sì, ma non so quanto senso abbia avere due portali. Vabbè, chi è più vicino a uno usa quello. Creiamo il centro città, lo facciamo bello, largo, in modo tale che è tutto quanto... Effettivamente comunque, ora ragionandoci, il centro città qui ha più senso, perché è più centro, visto che le case sono tutte qua attorno. Poi anche, sinceramente, ha un suo significato, perché è dove siamo spawnati tutti, è un po' l'ombelico del mondo. Quello è una collinetta cazzo di cane che è lì. Non lo so, Rick. Piena di buchi di Nova. Vabbè, quello non è un problema. Dalla mia chat, affermano cose abbastanza corrette, che sono Nova Popi Popi. Effettivamente non posso dire del tutto no. Che è un pagliazzo. Ah, ok. Qui mi dissocio. Quindi ciao, cambiare Nova, il portale è un po' una merda, perché stiamo a fare tutta sta roba e comunque... eccolo qui. Ma siamo a... Gatto, che cazzo ci fai sull'armadio? Nova è molto Popi Popi. Ma mi scusi, allora... Signor Nova! Succede? Oh, carino questa cosa! Nova.
Questo è figo. Le piace, signora Leo? Io non la stavo commentando. L'ho fatto io. Molto base, però c'è. Stavamo commentando lo spostamento del centro città. Ma... qui i due non sono d'accordo. Ma, il ma scusa, ma l'abbiamo chiesto ieri a Fango. Oh. Fango ha detto va bene, ma scusa. No, no, sto figlio di puttana, fai i buchi. No, non li fa, non so ma perché. Leo, ieri ma... te l'abbiamo chiesto e hai detto va bene il spostamento. E poi si sono ma non così lontano. Io pensavo di poco. No, ma intanto poi facciamo la città nella pianura lì a fianco, quindi attaccato. Perché non riesco a riportarglielo indietro? Ma Dio, ogni volta. Calandro. Hai lascia? Perché il problema è che metterlo lì al centro è un problema per la ferrovia e tutto quanto. No, no, volevo rimandarglielo indietro, Leo, cattivo. Perché, guarda, venite fuori un attimo, venite fuori un secondo qui. Berta, no, cosa hai fatto? Cosa hai fatto, Berta? Non ho fatto... Oddio, il gatto è passato sopra sulla tastiera, ha fatto di tutto. Ce l'ha con te, Berta, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te, Leo. No, guarda, vedi, viene verso di te, viene verso di te. Grazie, Berta. Guarda, solo perché sei tu. Sì, qual è il problema? Che è successo? Venite nell'overworld. Venite nell'overworld. No, mo vengono tutti, Leo. Richiuda, richiuda. Non passano, non passano. Richiuda, richiuda, per favore. Come non passano? Sì che passano. Sì che passano. No, ma va. Ma sì che passano. Che cazzo è? No, va, l'abbiamo visto anche il creeper che hai messo prima. È inutile che fai lo gnorri. Qual è creeper? Tra parentesi, per caso Nova, tu hai a che fare con il fatto che sulla mia importantissima Salerno Reggio Infinito c'è un buco nel track? No, assolutamente no. Non quello penso che sia stato io ieri sera. Assolutamente ma no. Ma perché l'idea era un buco proprio di allora, 4x4? Allora, l'idea comunque era di fare qua il centro città, qui. Si appiattisce qua, si fa qui, visto che è il centro di tutto, praticamente. Qui in sta zona qua è il centro esattamente di tutto, cioè tutte le case attorno. Ma più senso qui che rispetto a lì. Quindi il portale ci sta anche lì, che insomma facciamo un collegamento da qui a lì. Sono molto niente, facciamo qualcosa di figo per il portale. Io sono d'accordo col signor. Può andare bene, città... ma mi aiutate a smontare la stazione. Cioè, non lo faccio da solo. Minchia, devi smontare tutta quella. Sì. Minchia. Perché non la faccio lì, Nova. Ora. Cioè, faccio una stazione qui centrale, faccio passare un binario da parte a parte. Perché... Scusa, ieri avevamo parlato. Detto sì, non così tanto, pensavo. Ha detto sti cavoli, del collegamento. Ha detto sti cavoli. Ma come del collegamento? Cioè, voglio smontarla, ora mai più. Sì, che voglio collegarla a portale, ha detto ieri. Poi ha detto sti cavoli, spostiamolo. Sì, ma non pensavo... Sì, no, io dicevo del ponte, ma non pensavo di così tanto. Perché io ovviamente faccio un ponticciolo che passa da parte a parte, su quella spada, e arriva lì. Ma non pensavo proprio si spostasse l'intero centro città. Io pensavo solo al portale. Vabbè, è normale, ti ho detto anche quindi io. Lì fa un... Ti serve sabbia per caso? Sì, io tantissima. Il loco del deserto, se vuoi. Mi serve sabbia e qualcuno poi che mi aiuta a farla. C'è il deserto. C'è il deserto abbastanza vicino. Beh, se vuoi ti aiuto a bucare che c'è il piccone godlike. Tiriamo giù la stazione per adesso. Tanto è solo un cubo, non è che c'è ancora rifinimenti o altro. Magari io scavo, continuo. In che direzione la porto la ferrovia, Leo, allora? Intanto facciamola questa tonda. Questa tonda la facciamo. Sì? Ok, allora tiro un po' avanti. Porca troia, va. Cioè, qui farò un altro tipo di stazione. Faccio le quattro stazioni a tema, ma quella di Twilight Town sarà quella centrale a tutte e sarà la quinta. No. Fai quattro stazioni a tema, figo. Perché ho sposato un creeper e colpa di Jumpy. Emmy è la colpa, dai. No, basta con questi creeper. Allora. Sto morendo. Guarda che sono avvelenato e sto a morire. Oh, ma figlio di puttana. Ok. E allora sta qua va distrutta. Qualcuno dormiamo, please. C'è un letto qua, se volete. No, ma sto morendo. Ma posso morire? Ah, no, non muoio, ok. Per il veleno non puoi morire. No, ma sei un coglione. No, sei un coglione, no, va. Cioè, dimmi che sei un coglione senza dirmi che sei un coglione. Quante esperienze avevi? No, non va. Monta, però sei un testa di gran cazzo. Ma si è spawnato qui, si è spawnato più vita. Ma più vita un cazzo, ma ce l'ho il chip. Ma porco. Ma uno cos'è le lezioni, mamma mia. Okay, secondo me non ti vota neanche Jumpy, Minchia, ti giuro, mi candido io, veramente, sono più utile in questa vita. Noi Benetton porteremo stabilità e sicurezza. Sono morto e l'avete smontato, ma come cazzo è possibile? Qua mi han copiato qua, è lo slogan. Quale? Cosa? I Benetton. Quale slogan? Noi no, il nostro slogan non è faremo esplodere tutto quanto. Allora. Non agganciamoci. Un buco per creeper nella casa di ognuno. Vota Nova. Ti immagini? Beh, che dire. Sembra proprio una roba che direbbe Nova, effettivamente. Okay, ragazzi, comunque, cioè, si butta giù che è una bellezza stare in aria qua. Sì, l'aria va giù proprio.
Gucci. L'arenaria la fai anche con la sabbia? Sì? No, con la minchia. Madonna, qua sotto da mettere tutti i bricchetti di mattone sarà un... I bricchetti di pietra sarà un puttanaio. E allora, Bertra, puoi ricollegare la ferrovia giusta, che le ho fatto fare una piccola curva per la stazione. Si può ricollegare giusta giusta, tirandola dritta. Ma io ti riempio di calcio. Ma è quattro blocchi in croce. No, è giusta. No, no, okay, sì, è giusta. Pensavo che quella lì fosse storta e mi mettere a piangere. Questo via. Allora via. Io avrei bisogno di tutta la... Prendi tutta diurita, allenare, tutto quello che ti serve, prendila da qui. Tutta la diurite e tutto... Che a me sta solo sul cazzo. Se volete darmi tutte la diurite che avete, sarà ben utilizzata. Diurite, forse abbiamo qualcosa, forse. Non so. Deve essere polished, perché se non è polished non mi interessa. Ok. Sono una persona con dei standard, diciamo. Pulita. Per una stazione più pulita... Chiama sempre mia zia Anita. Sì, era molto brava lei a pulire le stazioni. Mamma mia. Top lavoro. Aveva un'impresa di pulizione di stazioni. Mi sono sempre chiesto come facesse, vero? Fenomenale. Cosa c'è in fondo? È lo spawner di Poldo. Nel senso che lì spawnano un sacco di Poldo. Sì. Infatti per quello prima è morto nel Nether e rispawna da laggiù lui. Anche la sua live è spawnata dopo quella morte nel Nether. Povero Poldo, è andato. F in chat per Poldo. Leo, quindi quando è che fai il prossimo? Amore, scusa, non guardo la chat tanto quando gioco così. Cos'è che mi hai chiesto, Bertra? Quando è che fai il prossimo tatuaggio? Allora, pensavo di far... No, non ne faccio altri per un po'. Ah, vedo che è già cambiato da non ne faccio più a non ne faccio un po' per un po'. Ha detto non ne faccio altri. Hai detto non ne faccio altri per un po', adesso. Non l'hai mai detto per un po'. L'hai detto adesso! Non è vero! Chat! Non l'ho detto per un po'. Ma ti droghi? Ma non l'ho detto! Fra! Ma non l'ho detto! Sì, ma ti droghi! Ma non è ma falsi, che siete alti. Solo perché Bertra regala 10 euro a ogni persona che gli fa il sub. Ma si droghi! Certo che mi drogo, ho i tatuaggi. Hai ragione, scusa. Anche te. Hai ragione. Infatti il mio consumo di droga è diventato incredibile. A chi la droppo questa merda? C'è una chest lì. Butta lì dentro. Ah, era piena fino a 2 secondi fa. Poi sono passato io con il mio grande suc. Bene, il mio lavoro qui l'ho fatto. Arrivederci, buon lavoro, signori. Arrivederla. Perché stai facendo questo terrapienino, Leo? Non è necessario. Perché voglio che sia tutto. Ma tutto giusto. Tutto? Tutto. Madonna. Questo qua devo riempirlo. Tutto. Era mio, puoi romperlo. Era il mio letto da costruzione. L'ho succhiato, ho detto... Picchi. Ok, Leo. Chiudere la chiave? Sì, amore, tranquilla, l'ho fatto. Come hai attaccato così tardi stasera? Così. Ho reccato tantissimo. No, così ero. Prima stato con Clara, poi ho cazzeggiato un po'. Adesso Clara è andata a dormire dai suoi perché mi ha detto che sono un marito di merda. Oh no, è arrivato quel momento della relazione. No, non è vero. È solo che ha detto che... Lo so, Leo. Immaginavo. No, tranquillo, perché so che a te succede... Che ti dicono che sei un marito di merda e se ne vanno di casa. Lo so che Jackson è andato a dormire al canile. Madonna, oggi Jackson lo volevo lanciare dalla finestra. Come mai? Cosa ha fatto? Oggi sono andato a farmi tatuare, no? Mm-hmm. Sono tornato e Jackson era riuscito a prendere la pattumiera e spargerla ovunque. Ok. Poi mi ha visto e si è sbinciato addosso. E ero lì tipo, no, fra, però. Perché sapeva che lo sgridavi. E allora si è fatto la pipì addosso per la paura. Colpa tua, sei una merda. No, si è sbinciato, ha fatto tutto da solo il cretino. Avete un cane molto intelligente. No, Jackson è... Vabbè, che tu c'hai il cane, c'hai come un costorbo. Sì, ma è almeno intelligente. Ma oddio. Sì. Comunque, grazie al fatto che Spotty si chiama Spotty, tutti i Jack Russell che vedo li chiamo Spotty. Ok. È una cosa abbastanza fastidiosa. Ieri ti giuro che vicino a dove è tatua Dalia, ho visto il fratello di Jackson, ne sono quasi sicuro, era identico. Ma ce ne sono un sacco di cani uguali. Ma è uguale. Non so bene perché. Cioè, è tipo, io pensavo fosse l'unico cane fatto così male. E invece ce ne sono tantissimi. No, è pieno di cani fatti male. Sono quasi tutti fatti male i cani.
cos'è questa cosa qui? Perché. Cosa? Questi due blocchetti qua? Ce li hai messi tu? No? Ne, non li ho messi io, di certo. Io pensavo li avessi presi tu per qualche misura strana. No, no, erano lì per caso. Ok. Prendo questi. In realtà prendo anche questi. 2, 3. Tac, tac, tac. Tac, 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 partite IVE. Mamma mia, prima ho detto tac unironically, volevo buttarmi dalla finestra. Oh no. Mi sono sentito veramente male. Perché? Boh, insomma, mi sono sentito milanese imbruttito per un attimo. Vabbè, te sei di Milano, brutto sei brutto. Hai ragione. Non è vero, Bertra. Lo dice sempre mia mamma che sei molto bello. Infatti gli ho detto, mamma, guarda che dovresti dirlo dei tuoi figli, non di quelli degli altri. Mamma, scusa, guarda, veramente io sono tuo figlio, cosa? Eh? Chi? Tu, no, non... Ci conosciamo per caso? Tic 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 tic. Ah, serpente goes... serpente. Niente, Leo, io oggi sono... Che bello spento. Il suono del serpente. Da quando hanno aggiunto il serpente su Minecraft sono migliorate un sacco di cose. Eh già. Per fortuna che c'è. Addio stazione, bye bye. Il titolo della mia live era finiamo la stazione, costruiamo la stazione, l'ho demolita. Beh dai. Scusate per avervi mentito ragazzi, sono un pessimo influencer. E adesso i tuoi fan andranno a dormire a casa dei genitori. Esatto, andate a dormire a casa dei genitori. Chi stasera dei miei fan dormirà dai propri genitori? Adesso penso il buon Gigino Piretto che mi scrive: ciao Leo, oggi sono appena tornato dal funerale dei miei genitori. Grazie a Dio c'è la tua live che mi tira. Grazie Leo. Sai cos'è che non si tirerà sicuramente su i suoi genitori? No, mi dissocio. Twitch. Ma sì, guarda, ma cosa Gigino ha fatto il Bertra. Gigino Piretto è personaggio di fantasia, ovviamente. Ogni personaggio di fantasia citato in quest'opera. No, come che era? Personaggi di fantasia. Nomi e cognomi. Com'è che era la cosa giusta che mettono ogni volta? Non me lo ricordo mai. Devo fare i nomi e i cognomi? No, quello era Conte. No, quello era, infatti, sbagliato personaggio. Siamo arrivati. Milano Centrale. Hai mai fatto... Notato che Milano Centrale fa... Milano. Milano Centrale fa, rima con sesso anale. Incredibile. E Centrale come... Milano fa rima con sesso nell'ano. Per fortuna c'è, fra che noti queste cose, sennò sono piccole faremo? Cose che oh, mamma mia, incredibile. Certo, di niente per avervi fatto notare queste cose qua. So che possono esservi molto utili nella vita. Se volete ringraziare con un Prime, io ogni tanto mi chiedo perché cazzo ti frequenti ancora. Però perché, nonostante siamo ex, ci vogliamo ancora bene? Ah, certo. Non intendevi quel frequenti? Sì, sì, come no. Ok. Big brain, big brain. Sì, guarda, essendo anche tuo ex è l'unica cosa che hai di big. Mamma mia, signori, sono diventata una cicamala. Aha. Ti sei autooffeso perché vuol dire che ho l'anno stretto e non c'entrava il tuo pipo. Coglione. Aha, adesso come la metti? Guarda... Non lo metto, non ci entra. L'abbiamo appurato. Stupido. Pensava di avermela fatta, No, guarda. Cazzo, mi hai frecato. Comunque questa autostrada sta riprendendo un sacco di tempo che abbiamo tolto la nostra casa, che non stiamo più cagando. Cioè, casa Benetton non è più andata avanti, Bertra fermo. Sì. Bertra si è spento. Bertra stava ringraziando, scusami. Non ringraziare. Sputagli addosso al prossimo. No, che poi gli piace un casino. Chat, per i prossimi 5 sub vi insulteremo. Va bene, ci sta. Tac, tac. Ehi. C'è giù il sole. Dormi nel letto che mi hai rubato? Palle, va bene. Grazie. Allora, qui ho riterraformato, tutto a posto. Ora devo rifare la stazione centrale. Ora. La stazione centrale che poi rimanda alla circonvalla. In pratica sì, cioè farò la stazione centrale con un binario che passa la circonvalla da parte a parte. Che merda.
Qua vogliono farmi le modifiche senza chiedere, senza tutto, e poi pretendono. In realtà te l'hanno chiesto. No, no, certo, mi ha detto che spostavano il portale. Ha detto sì, sì, spostano pure il portale. Ah, quindi è stato uno scammerino, sì, questo. Al solito, come Nova fa sempre. Mamma mia. Allora, tac, tac, tac. Ah, ma che ci fa uno zombie qua in questa... nella ferrovia? Ah. Dove... Guarda, Poké, che ci sono qui! Alla stazione c'è... Dio mio. Manderemo Nova a prendere un sacco di terra. Che storia! E fare tutto. Sabo, brutto coglione, cazzo fai l'abbonamento deficiente? Così andava bene? Ma dai. Poteva... Ok, ok, poteva andare. Potevi impegnarti un po' di... Vergognati, pure però. Pagato neanche il Prime! Mamma mia! Ma... C'è, vergognoso. Vergognoso. Ad va bene così, va bene Sabo? Allora, non ci sarà più la mia torre vicino alla torre di Poldo. Perché il progetto era allora ti spiego, il progetto era fare la torre di Twilight Town. Gino lavapiatti. Ma cioè, fai un lavoro di merda e pure i soldi qua sprechi, ma vergognoso. Non si fa. Pure Prime, ecco, è gratuito, mi pareva. Grazie. Altri modi tipo drogarsi? Così chiedo. Segreteria telefonica. Comunque Bertro, ti dicevo, in pratica avevo in mente il progetto di Twilight Town, di fare la stazione lì e fare una torre altissima tipo quella di Poldo, in modo tale che ci fossero le due torri una vicino all'altra molto simili, cioè quasi identiche, però non però sì no, non del cioè, tutto immagina uguali. una torre lì non del tutto uguali, cioè molto simili, e sarebbe stato un bel progetto secondo me, che però storia! A quanto pare non posso. Cristo, hai fatto tanti errori nella vita. Tipo l'umanità. I primis. Questo qui penso che sia quello nuovo. Che cazzo, ma... Cioè, non so, risorgi... Oh, guarda, risorgo a Pasqua, tieni l'abbonamento. Non ho parole. La delusione dopo l'altra, vergognati. E dicevo... Ma perché ti muti ogni 4 secondi? È perché vogliono essere insultati. Gli piace. Male. Questi vostri feticci strani, teneteveli per voi. Prossimo video, diventa una mistress. Guarda. Potrebbe essere un bel video. Non mi chiamare quando lo fai, Perché? Tra parentesi, fra un po' ho una cosa che a te non piacerà che dobbiamo fare. Sesso, caldo. No, dei set fotografici. Di che genere? Del genere, provo OnlyFans per un mese. Bertra, non mi stai rispondendo. Bertra, è come se fossi mutato. Bertra, non... signor Bertra, non mi stai rispondendo. Si possono fare i resi delle amicizie, no? Perché se si può... No, cioè... L'amicizia è per sempre. Io me ne libero volentieri, ragazzi. Se qualcuno vuole fare cambio, 15 euro e vi do Leo come amico. Se fanno i set fotografici... Allora, ragazzi, vi propongo un gioco divertentissimo da fare con Leo. Se avete meno di 18 anni, andate a fare i set fotografici per OnlyFans con lui. E io non chiamerò la polizia. No, facciamo che no. Facciamo che no. Ah, te l'ho rotta qua la ferrovia. No, sei un matto. Te l'ho rotta. Sei un matto vero. Te l'ho rotta. Pazzo furioso. Madonna. Pazzo formoso? Madonna, sì, sono un pazzo formoso. Ok, rimessa a posto. Allora, ne dai 30 e te lo tieni, va bene, accetto. Mi serve un sacco di sabbia. Mi serve un sacco di sabbia. I sacchi di sabbia come in cantiere. C'è qualcuno di Bergamo? Com'è l'accetto di Bergamo? No, così? Che cazzo ne so, non lo so. Tu sei bergamasco? Ma che cazzo dici, da quando sono bergamasco? Ma sì, dai, che di origine sei bergamasco. Ma tu mai? Sì, queste cose le butto fuori dalla cesta. Ci sarà un motivo. E me le rimettono dentro. No. Perché hanno visto che sei un gran distratto e hanno detto no, porra stella. Li sono caduti? C'ho una sete di acqua. Incredibile. Adesso berrò dell'acqua. Io lo devo fare un salto. Tu hai un carrello? Ne ho due. Ah no, però da questa no, non è collegata niente. Farei un giro giga enorme per andare a casa.
Non è collegata da nessuna parte per ora la Ferrov. Sto pensando... Bisogna capire come fare il collegamento. Dove farlo arrivare e come collegarlo. Ma che sto fosse? Rubo una cosa di cibo a Poldo. Te la ridarò poi. Come no? Una di cibo a Poldo. Cosa posso rubargli? Due panini. Ce l'ha tipo le patate cotte? Tre panini. Ce l'ha tipo le patate cotte? Quattro panini. Devo tre panini. Devo tre panini a Poldo. Fa ridere. No, fa ridere perché gli ho rubato i panini come a Poldo di Braccio di Ferro. Madonna, ma sei veramente un... Cioè, è divertentissimo. Sai che mi sto spezzando dal ridere io? Cioè, mi sto cagando addosso. Vabbè, te l'abbiamo già parlato. È una cosa che non devi più fare. Ora faccio un prank a Poldo. Che quando tornerà vedrà questa cosa qui e sarà molto felice. Bene. Devo lasciarglielo lì. Perché Poldo oggi in live ha provato a lanciare un maiale nello spazio. Che poi ha perso. Cioè ha messo un maiale con la TNT, la barca probabilmente è esplosa. Mi senti adesso? Tutto. Oggi in live Poldo ha provato a mandare un maiale nello spazio mettendolo in una barca, però è esploso tutto ed è morto. L'aveva dato il nome? L'aveva chiamato Fuse Gamer effettivamente? C'era la targhetta? Scusa, cosa? L'aveva chiamato Fuse Gamer come il suo youtuber preferito, ha detto. Era nominato con la targhetta o era un maiale normale? Yes. Ditemi chat. No, era normale. Ok, era normale. E in pratica ha lanciato questo maiale nello spazio. Solo che poi l'ha perso di vista e non sa più dove è atterrato. E adesso glielo metto qua. Gli ho messo un maiale in una barca. Così quando torna fa Fuse. Raga, è Fuse. Qua io. Qua. Chi sta Fuse? 4-0 per il Napoli. Quindi sarà molto felice e sarà tutto esaltato finché in chat qualcuno farà lo snitch di merda, perché vi conosco, e dirà: no, guarda che l'ha messo lì Leo. Ma come l'ha messo lì Leo? Haha, sì. Madonna, stardissimi. È bravissimo. Manca la mucca. Leo, c'era una mucca dentro anche? Ah, è niente. È niente. Un mucchino. Un mucchino? Ya, bucchin. Allora, mi serve del grano. Ne faccio uscire una da là. Piccola, vabbè, ma piccola sarà anche cresciuta. Cioè, se la vede cresciuta dice uguale. Mi serve uno di grano. Gliene rubo una. E la metto là dentro. Quindi sto non è... Sto facendo i funny scherzi. Non è che gliela rubo. Cioè, gliela... Ops, gliela prendo in prestito. Cioè, non è che la prendo in prestito, gliela sposto. Magari gli scappa. E tu hai fatto la cazzata. Vabbè, gliele faccio riprodurre in caso. Leone, abbiamo già parlato. Trombare con le mucche non è riparare. Non posso trombare più nessun animale, Che è sta dittatura sanitaria? Guarda, ne avevamo parlato, Leo, veramente. Mi sembra di ripeterti sempre le stesse cose. O sbaglio, non ho capito. Cioè, dittatura sanitaria. Signori, la prima che arriva è salva, l'altra è morta. Ok, tu sei morta. Eccola. Sei veramente dannoso. L'ecosistema non ti ringrazia. Che ecosistema. Ah, quando l'ecosistema è sus. No, dovrei mettere a posto anche l'acqua. Eccola. Guarda che casino hai combinato, Leo. Va bene, intanto gliela lascio lì. Devo mettere a posto l'acqua. È veramente scemo. Che palle! Well, if this isn't the consequence of your own actions. Uffa. Lui vendeva droga ai bambini, se lo meritava. Ma? Ho ucciso un pollo che passava. Ah. Tu cosa stai facendo, ribello? Sto continuando a scavare questa merda di grotta. Di galleria, quello che è. Ah. L'ho resa quasi a norma, poi dovremmo solo mettere i mattoncini, però mi dava troppo fastidio come era fatta. Capisco, po'. A questo punto la spada io la riempirei e la lascerei lì come costruzione. Ma era bellissima quel portale. No, vabbè, lo lasciamo lì come costruzione, ma non è mio, è un portale che hanno usato tutti. Cioè, in ogni singola serie di Minecraft che vai c'è quel portale. Eh? In ogni singola serie di Minecraft che vai, quel portale c'è. Tutti l'hanno usato? Sì, sì. Non sono così studiato, chiedo scudo.
Tic tic tic. Voilà. Non è perfetto, però. Si fa anche un po' perché si può. Non trovate, ragazzini. Oh, ragazzini, vedete non. Ma non l'ha fatto full. Poldo è un poveraccio. Che cosa? Poldo è un poveraccio. Non ha fatto full? Non l'ha fatto full. Ha fatto poker? Sì. Madonna, è disperato. Ma se faccio così? Sono tipo Nettuno. Chi? Sono tipo Nettuno, il dio delle pantofole. Ma se non sei Nettuno, come fai a fare qualcosa? Sono tipo Nettuno, il dio delle pantofole. Stiamo cercando di fare due battute diverse che non vanno d'accordo, ok? Non rompere il cazzo. Ma? Cosa? E guarda il trucco di magia. Il secchio è vuoto. Il secchio è pieno. No, è ancora vuoto. No, guarda. È ancora vuoto. Ora è pieno. Bravissimo, mamma mia. Ti piace il mio trucco di magia? Sei un mago con i controcazzi, Leo. Insegna. E tre che te. Ma sono tutte slab? Sono tutte slab. Se vorrei ricolpirlo ancora, ma l'ho ucciso probabilmente col pendolo. No, sì. In verità sarebbe con l'arco, non col pendolo, però. In verità vi dico. Prima, entro stanotte. Qualcuno di voi mi tradirà. Sì, quello che era. Non me ne ricordo molto la trama di quel film. No, io so solo che il protagonista alla fine muore. Però... No, ma io l'ho visto, alla fine c'è il protagonista. Ma io ho visto. Cioè, mi sono addormentato sul finale con Clara, ma c'era il protagonista alla fine, Ma io mi ricordo che era morto. Ma cazzate! Ma no, ti giuro. Ho dormito tre quarti del film, alla fine c'era. Quindi vuol dire che non è morto. A Tomare Homo? Tomare Homo sì. No, ma ci piace come si sta osservando. Nova ci vuole bene. No, Nova si è costruito una panchina per osservarci. Ah. C'è della fiducia, no? Questo è il bello dell'amicizia. Ok. Ah. Ora lo colpisco con una freccia. Fatto un altro tratto di autostrada. Io per ora, per oggi stacco perché... No! Io sono in live da un po'. No! Non hai fatto un cazzo oggi. Cosa hai fatto? Ti sei stancato tatuandoti? Porca troia. Madonna, sei stanca a tatuarsi. Ero morto ieri. Io in realtà mi sono messo sul lettino e ho chillato un botto, però... A me ha fatto un fottio male il pesciolo. Anche a me ha fatto abbastanza male, devo dire, soprattutto la clavicola, porca puttana, non tatuatevi mai sulle clavicole perché è un errore. Protezione 2. Andiamo alla Nova. La do a Nova che è felice. E qua si è fatto la cosa. La panchina. Ah, Leo, guarda, sono dietro di lui, immagina che ci siano altre 4 persone come me, che cos'è? L'ultima cena? Esatto. Ok. Ora è mia la panchina. Ah, mia. Tic. Ah, l'ha smontata. Si è rotto le palle che gli hai rubato la panchina. Io devo fare la stazione centrale, quindi direi costruisco prima la stazione, in base a quella vediamo come mettere i binari. Burettra. Arva, Shoshanna. Scusa, Nova l'anziano che guarda i cazzi. Effettivamente Nova era tipo l'anziano, è vero. Donk. Nova era proprio l'anziano che ci guarda costruire, criticandoci. Beh, Nova è il più vecchio di noi, eh. Proprio? È vero. Ma come? No, ma sì! Beh, di noi tre, sì. Di noi tre, sì. Ah, pensavo del server. No, del server penso che sia... No, Jumpy 95. Parins è abbastanza giovane. Franzo non so. Sai che Mollu. Nova potrebbe essere il più vecchio del server? Ah no, forse Mollu. Mollu non so, però... Nova è una MILF. Ah, Vegas, vabbè, c'è Vegas. Vegas batte tutti. Vegas outplaya tutti, da quel punto di vista. Niente. Allora, io vado, ti lascio la gente che viene detto... Ma no, ma Fieric mi sta raidando! Ma no!
Ma no, stanno piangendo tutti. Piangete, no! Che Bertra non è più in live. Vabbè, dai, sto ancora un po'. Ti hai dato un motivo per piangere? Mi hai dato... No, no, vabbè, dai. 62, con questo arriva a 64. Ok, perfetto. Fieric, novità. Non c'è più la stazione centrale perché hanno voluto spostare il centro città. Già. Ci hanno spostato il centro città senza chiedere, senza fare nulla. Hanno detto, il centro città adesso è da quella. E allora noi dobbiamo rifare tutta la stazione centrale e fare un raccordo che passa da parte a parte della ferrovia. Mi stanno picchiando fortissimo. E tutto questo perché l'ha deciso Nova. Nova... Che bello, c'è un ragno che sta cercando di picchiarmi e non riesce a farmi danno. È una roba tristissima. No. Ma la smettete di piangere, chat? Potete mettere un po' di Hilbert Ferro così non piangono più? Piangete, chat, piangete! No? Pensate a quello che vanno detto i vostri genitori riguardo al non volervi bene. E ricordatevi che è tutto vero, i vostri genitori non vi volevano. Tecete. Ola. Picchi. No. Niente. Madonna, che danno. Picchete. Signor Panic. C'è da illuminare praticamente tutta questa zona a giorno. Giorno e notte 24. Allora io vado a casa. Here. Mi prendo un fracco di cibo. Oh no! Bertra, un esserino estremamente lento mi sta rincorrendo. Cos'è l'esserino estremamente lento? Piccignacchero su un pollo. Non difendere il piccignacchero. Oh, il piccignacchero sul pollo. Catturalo, teniamolo come trofeo. No, cattura il piccignacchero sul pollo. Boh, è abbastanza raro. Cattura il piccignacchero su pollo? E come lo cattura il piccignacchero su pollo? Ma che cazzo ne so, io sei tu l'esperto di Minecraft. Vieni a casa con me. Dai, vieni a casa, andiamo. Prova a offrirgli delle caramelle. Andiamo, che so. Vieni, su. Funziona quello con i piccignaccheri. Devo liberare la strada a piccignacchero con pollo. Niente, la gente continua a piangere in chat. Piccignacchero con pollo deve essere libera. Piccignacchero con pollo? Sì. Capisco. Vieni, dai. Hop, piccignacchero. Col pollo. Dai, con poldo. Con poldo. Tac. Con pollo. Con pollo. No, tu sei un piccignacchero normale, non ti vuole nessuno, nessuno ti ha mai voluto bene. Vai via. Dov'è il mio piccignacchero con pollo? Eccolo qui. Vieni. Dai. Piccignacchieri normali non belli. Oh, che ce la facciamo, dai. Vieni, su. Su. Io il problema è che non ho idea di a che altezza debba... Tu sei a casa? Sto andando pian pianino, sto portando piccignacchero. Ah minchia, sei molto lentamente. Io non so che altezza sia la nostra casa. Perché? Per fare il cerchio, vabbè, passerò dietro casa di nuovo. Ti dico... no, avevamo una... Da passare c'era un senso, non mi ricordo quale che era, che avevamo sentito con Parrins. Guardate, un piccignacchero, t'abbandono. Era quello il senso, è molto strano il senso. Abbandono piccignacchero. Bisognava arrivare. Un attimo. Sì. Tipo qua sotto. C'è un creeper sulla mia ferrovia. Sulla nostra ferrovia, vorrei dire. Beh, questo è il mio tratto. Cioè, poi ti ricordo che la ferrovia è stata osteggiata da tutti finché non avete voluto farla. Era una mia creatura in principio. Bene o male. Allora, dove la parte... No, tu puoi andare dritto per dritto. Devi solo dirmelo in maniera... Tu puoi andare dritto per dritto, bene o male, da là. E quando arrivi a circa... C'è un piccignacchero. Bisogna farlo diventare metropolitano a un certo punto. No, di nuovo. Fieric ha detto anche da me continuano a piangere. Ti piacciono un sacco. Ragazzi, vi ricordate quella volta che vostra madre vi ha portato a Gardaland? Quanti ricordi, piangete! Gardaland, non vostra madre. Non a Gardaland. Chissà se riaprirà. Ecco, sì, da qui Bertra, avevamo detto che la facevamo sotterranea. Segnami il qui in qualche modo. Da dove sei adesso? Come da dove sono adesso? Da dove sei adesso va sotterranea perché c'è casa di Parrins e Totta e non volevano roba che fosse in mezzo a rovinare. Non mi dire ste cose così. Vado a rubare del cibo da Totta. Io sei un morto di fame. Sì, non ne ho cibo, gliene riporto. Poi porterò un diamantino a tutti. Lascio un diamante a Totta e un diamante a Poldo.
Toc toc. Beh, che di diamanti ne abbiamo veramente una mina. Totta non ha nemmeno una chest. Ma Totta l'ha fatta una casa, tipo. Oh, ecco le chest di Totta. Cosa c'è nella chest di Totta? Sono vuote, mi dispiace rubare. Sono letteralmente... Ma Dio santo, ma... niente. Sta donna è la povertà! Tieni, ti lascio un po' di roba, non lo so, ti lascio un secchio. Ti lascio un secchio? Non lo so, ho un po' di frecce. Faccio un po' di panini. Madonna santa. Madonna, cioè, mi spiace. Che disperazione, detto così. Cioè, ma... sembra che... bro, pare... cioè, andavo a rubare la Caritas, mi sentivo meno in colpa, Ma è proprio... proprio? È proprio proprio? Ragazzi, la situazione di Totta è veramente grave. Potete piangere un po' in chat? Grazie. Ecco, piangete, per favore, in chat. Allora... bisogna capire quanto vicino arrivare alla, alla cosa di Zampi e Nova. Cos'è questa cosa qui? Tocca andare nei sotterranei, ditemi voi. Futura casa di Franzo, lavori in corso. Perché tutti si costruiscono sulla nostra ferrovia? Non lo so, non lo so. A quanto pare siamo stronzi. Ok, quindi tu passi anche sotto casa di Franzo. Così arriviamo anche da lui. Che festa. E arriviamo, bene o male, qua. Direi, arrivati qua, possiamo curvare. A 853. Ce n'è un bel po', quindi non penso che arriverai entro oggi. Non ci arriverò stasera, assolutamente no. Direi che possiamo arrivare entro qua e poi da qui curvare. Casa di Franzo, però cazzo, li passiamo proprio vicini. Dio buono. Mi verrebbe da dire. Fuck. Dovevamo delimitare con tipo una linea di stone di prima. No, di stone, così la gente non sapeva che lì non doveva costruire. Allora, almeno così passiamo vicino alla casa di tutti. Di Franzo, di tutto quanto. Ho una 2080 Ti. Madonna. Ecco, a parte qui questa merda di ferrovia è una roba terribile. A parte qui è tutta da fare sotterranea quando passiamo vicino alle altre case. Da qui, sì. Madonna santa la tua pala. Ri. Bella Madonna. Ri. I picconi sono abbastanza uguali, ma la tua pala è sproposata. La pala fa fre. Com'è che fa? Free. Free, senti. Non c'è l'enchant sulla pala, tu? Sì, ho Unbreaking 2 e basta. Ah, ok, ecco perché non fa free la tua pala. Leo, aspetta, ci deve essere un senso nella discesa di sta roba, brutto. 2-2-2-2. Ogni due blocchi va giù. E poi la larghezza, falla di 5, poi vai, l'altezza è tutta spanata, vabbè, poi la fisso. Tanto ci dovremmo infilare i cosi dentro. Mi piace quando si infilano i cosi dentro. Esatto. Di cosa stiamo parlando? Pipi nel popi. Pipi nel popi? No, pipi popi. Pipi popi no, eh. Sì. Gesù, sì, non... sì, Gesù non vuole pipi popi. Ma secondo me Gesù... No, Gesù, Gesù non vuole pipi popi. Sì. Hai torce? Sì, ne ho. Gesù non vuole pipi popi. Pensa se fosse stato scritto così il Vangelo. Gesù non vuole pipi popi. Pipi popi è sbagliato per Gesù. No pipi popi. Dai, signor Gesù, per favore. No pipi popi. No pipi popi. Vorrei mettere anche le slab, ma non le ho più le slab di Diorita, sorry. Andrei ancora giù di qualche blocco, così non rompiamo troppo proprio il cazzo. Sì, tanto ormai. Tu scavi fast, in ogni caso. Lasteru. Ayaku. Motto Ayaku. Mamma mia, Leo, si vede che sei... sono, cioè, a me piace, io ho visto 4 anime e mi piace troppo il Giappone, cioè, fra, voglio imparare il giapponese e andare a vederlo perché è troppo, cioè,
È troppo diverso dall'Italia, da questa società. Io lo parlo in giapponese, guarda. No, ma cioè, tu non capisci, l'Italia è proprio una società che non mi capisci. Io voglio andare in Giappone perché c'è, lì c'è proprio la libertà. Tu puoi andare in giro vestito da cosplayer e nessuno ti dice niente. Sì, i miei anime preferiti sono Sword Art Online. Sì, ho visto anche Attack on Titan, bellissimo. Io ho visto Death Note non lo conosco. No, non ho mai sentito. C'ho otto matte. Sì, cioè, io, cioè, secondo me se un anime non è su Netflix non vale un cazzo. Gesù, Leo. Cioè, comunque per ora mi sa che ti lascio davvero perché sono Dammi le torce! Ah, no, dai, ti do le torce solo perché sei tu, principessa. Grazie. Così ti lancio un po' di gente e... Ma io volevo continuare a parlare da... Parla d'anime, pigliati le torce. Ok, però. Va bene. Sì. Ragazzi. In pratica ciao, solo... Ciao, Bertra. Sì, Dubai. In pratica solo gli anime belli sono su Netflix, gli altri fanno veramente schifo. Cioè, io penso che sei un fallito se guardi, cioè... Però troppo, Giappone, mamma mia, il Giappone è troppo figo. Cioè, tu vai in giro e c'è la gente vestita da cosplay e ti dicono wow, fra, zio, nihechi nichi ni ho. E tu capisci solo wow, fra, zio. Potevo lasciarmi anche gli altri materiali da costruzione. Potevo lasciarmi gli altri materiali da costruzione. No, no. Ma che poi io mi chiedo. Grazie Bertra per il ride, grazie mille. Ciò che mi chiedo io ogni volta, ogni singola volta che io voglio fare la stazione di questa metropolitana, di questa che sia autostrada o cosa, mi ci trovo a costruirla io. Ok, Pierrick e Berta sono andati avanti tanto, quello va bene, ok, glielo do atto. Però ogni volta che io voglio fare la stazione mi trovo a fare questo, perché non piangete, non piangete. No, 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 non piange. No, chat, no, no, cosa è successo? Cosa è successo? Non piangete di gioia perché Berta ha finito la live, lo so, siamo tutti felici, tutti quanti lieti. Però chat, tranquilli, è passata. So che era stressante la situazione, che non vi piaceva, tutto quanto, ma è andata. Shh, è passata. Tranquilli. Cioè, c'è un emoto di Berta che effettivamente piange. Cazzo, devo fare molto piano qua. Tac, 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 tac. Ok. Ok. Ok, perfetto. E da qui posso andare avanti. Cioè, nel Giappone c'è tipo le foreste quelle bellissime, con tutte quelle cose lì appese per la corda. Oddio, com'è che si chiamano? Dai. Non mi viene il nome, non mi viene... Talismani. Cioè, le foreste dei talismani sono troppo, troppo belle. Cioè, mamma mia. Quanto belle le foreste dei talismani. No, no, non Logan Paul. Logan Paul non ha visto foreste dei talismani, non penso, Sì, sembrano un po' gli impiccati le foreste di talismani. Sono lì per una corda. Molto belle, molto belle. Teche, 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 te. YouTube Rewind non ha capito niente. Allora, qui devo fare molta attenzione. Devo essere molto preciso. Qui sopra c'è anche un lago. Tec, tec, tec. Così penso che come altezza non dovrebbe rompere troppo le balle. Cioè scende di un bel po', Tac, 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 tac. Cioè qui non dovrebbe rompere troppo le balle, o no? Va giù tranquilla. Cioè, non vorrei andare troppo sotto perché sennò poi c'è una risalita giga enorme. Da così andiamo dritti. Devo segnarmi i posti dove uscire. Ah, guarda quanto tanto avevamo fatto. Allora, l'autostrada, l'ultimo blocchetto è questo. Ok. Devo segnarmi i posti dove uscire. Qui davanti ci sarà la stazione per la fermata di Totta. Sac. Quindi... Qua ci sarà la stazione per Totta. Ok, così. Così. Ah no, era da 4. Ok. 1, 2. 1, 2.
1, 2. Ok, questa qua sarà la stazione di Totta. E di Parrins. Te le facciamo assieme loro due. Cioè, la stazione Totta e Parrins sarà assieme. Non è molto distante. Cazzo, casa di Franz è proprio lì, eh. Casa di Franz è proprio lì. Casa di Franz è un problema. Quanto è questo qua? 3,61, ok. Casa di Franz è proprio un problema. O usciamo da qua. Tipo che facciamo la fermata qui. Che non gli è troppo in mezzo di per sé. Se faccio la fermata di Franzo qui e ridiscendo, qua sono già sotto. Sperando. Spostati indietro senza dire nulla. No, penso se ne accorgo. Franzo gli piace molto aver tutto quanto preciso. Però se la sua fermata la faccio lì e poi ridiscendo, non dovrebbe dare troppi problemi. Cioè, da qua già, da qua iniziamo ad andare giù. Il tempo che sono qua, sono già sparito. Ok. Avanti da questa. Qui siamo ancora sottoterra. Siamo ancora sottoterra, sottoterra, sottoterra. Sempre sottoterra. Sto pensando se per casa nostra potrei anche tirarla su, eh. Per casa nostra potrei, cioè... E qui riusciamo per la fermata di 9 jumpy. Tac, tac, tac. Qui siamo a... Cercando di capire. Ok. Nova non si merita una fermata. Guarda, sei d'accordo anch'io. Però intanto l'allaccio lo facciamo. Cioè, ci facciamo più bella figura farlo per tutti. Anche per i candidati agli altri candidati. Nova probabilmente tanto la sua fermata la farà esplodere in tempo zero. Cioè. Ed è bella. Allora, per estetica non hanno detto perché non la ghiaccio via. Uno perché parto a trovare il ghiaccio è bello lontano da qua. E due, era più carina la ferrovia come idea. Cioè, era bella. Cioè, dal punto di vista lore, dal punto di vista costruzione tutto, può essere molto più carina la ferrovia. Panini di Totta. Metti brica a scuocere, se no scavi. Eh sì. Allora, adesso da qua. Da qui siamo a 8,50. Casa nostra 7,20. Da qui possiamo andare dritti. Qui farei un ponticciolo in modo tale che 9 jumpy possono continuare a passare. Comunque non gli si fanno troppi problemi. E qui andrei rasoterra. Cioè, spostiamo gli alberi, distruggiamo quelli. Orco can, se ci sono alberi da distruggere. Orco can, se ci sono alberi da distruggere. Arriviamo qua. Dritti per dritti. Qua si passa da parte a parte. Magari facendo tipo il... Qua lo facciamo, potremmo farlo in... Si possono mettere i rotaie sul vetro? Si possono fare? Acciarino e via. No, è la nostra foresta questa. Se fai acciarino e via, ciao. Bruciamo tutta casa, tutto quanto. Sì, ok, perfetto, perfetto. Arriviamo qua. E da qua poi si curva dall'altra. Ok. Avrei voluto curvarla prima. Avrei voluto curvarla prima. Per arrivare a casa di Roma bisogna arrivare laggiù. Palle. Vabbè, passiamo da casa.
prendo un po' di blocchi. C'è anche qua un mega. Secondo, non l'avevo mai visto. What the fuck? Non l'avevo mai vista sta qua. C'è sempre stata. È pericolosissima per quando andiamo in giro. Ma questo buco è pericolosissimo. Cioè, se io passo da qua correndo non lo vedo mai nella vita. Sicuro una volta ci salto dentro, eh. Sicuro una volta ci salto dentro. Sì, ho visto il ferro, ma non faccio live miniera oggi. Oggi faccio una live costruzione. Apprendi, devo anche poi riempire il portale. Dai. È uno di questi qua dei diamanti di Emerald che ci ha ridato. Ok, perfetto. Bravo, Eme. Bravo, Eme, che ci ridai i diamanti. L'ascensore Fieri che non è poi più finito. L'ho lasciato lì. Vabbè, farò un'estetica magari più avanti. Per la casa di nuovo si può fare la parte allungata? Non lo so, perché sarebbe carino la linea tonda che arriva da tutti. Sai che da lì poi si unisce. Da lì forse la facciamo andare sottoterra. Non voglio la linea che si veda proprio qua. Cioè, da lì la faccio andare sottoterra d'ora in poi. La prossima volta. E poi uscire da là, da dietro. E fare il giro. Quando farei la miniera? Non lo so. Adesso c'è questo progetto qua che stiamo cercando di fare in fretta e furia. La ferrovia e tutto quanto. Poi ci arriverà anche l'altra. Tu vai qua dentro. Qui ci sono blocchi già fatti, eh? Sì. Potrei cuocere questo, magari. Metti caro che ci saranno quei blocchi là. E ci cuocio la stone. Questi qua servivano a Fierix, se non erro. Madonna, quanti ne ha fatti. Tac, tac. Guardate, Andrea, qua c'erano anche questi, se ne hai bisogno. E tac. Ok. Se devi scavare la cobblestone... ero effettivamente servirebbe il siltaccio, devo dirlo a Fierix quando la fa. Tac, 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 tac. Questi due vanno lì dentro. Questa qui è terra e non va lì, ma va sopra. Poi qui dentro e voi andate lì sotto. Ah, prima di tutto mi serve cibo. 40 costolette. Mi bastano, avanzano. Le torce ce l'ho. No, servono i brick per le gallerie. Ma Felix via quella cotta, non so per cosa. Tac, tac, tac. Fammi mettere il diamante lì dentro. Madonna, diamanti che abbiamo. Madonna, diamanti. Mi mancava qualche cosa? C'è qua sotto. Questo qua è un cibo in generale che non si può mangiare. Non sei niente. Tu sei torce, ma le torce erano qui. Chi è che mi modifica questi qua e li gira? In realtà potrei anche lasciarli aperti. Così che almeno non danno fastidio quando apri le chest. Non è il design originale, però. Però va bene, possiamo lasciarli così. Allora. Dobbiamo fare la stazione. Dobbiamo andare a cercare le robe per la stazione. Mi serve sabbia, mi serve tanta tanta sabbia. Che non ho. Ti rincanti la chest plate e l'elmo che hanno spine? L'elmo non ce l'ha spine, la chest plate sì. Ma lo voglio così. La cotta per fare i mattoni. È vero, devo fare un sacco di mattoni. Ovviamente sì, devo fare i mattoni altro che la cobblestone. Via cobblestone. E voi andate lì. Tac. Mi ero dimenticato come servono un sacco di mattoni.
Fuck, ci metterò un sacco. Vabbè, mentre andiamo a prendere la sabbia. Tac. 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 Questo l'ho modificato? Sì. Sono tutte full... full mattoni. Oh mio Dio, se mi servono i mattoni, cazzo, me l'ero dimenticato. Vabbè, andate tutte qua. Tanto pietra sopra, pietra sotto è uguale. È un po' da lavorare. Mi dia una barchetta che andiamo alla ricerca di un deserto. E si va a esplorare. Devo poi anche mettermi a riparare la pala. Domanda, se io vado a scavare il carbone con un piccone normale, l'esperienza data dal carbone ripara la pala o devo averla in mano? Quindi mi conviene tenerla nella seconda mano? Devo tenerla nella seconda mano? La stazione Kingdom Hearts l'abbiamo tirata giù. L'abbiamo battuta e adesso bisogna rifarla da capo. Seconda mano funziona? Ok, ok, perfetto. Parrin, userò casa tua per dormire. Tic. Ok, devo metterla lì perché si è un po' consumata. Si è un po' consumata a fare tutta quella sabbia e adesso si riconsumerà di nuovo. Andiamo a dormire a casa di Parrins. Lì ci sono i villager, non posso. Ok. E togli tutti i pezzi dell'armatura con Mending. Li ho tutti con l'armatura con Mending. Sono tutti quanti con Mending, ahimè. Se io devo farmi un'armatura a parte. Solo protezione e indistruttibilità. Per quando vado a minare, per i livelli. Devo proprio farmela a parte e utilizzare quella. Sì, dai, scoppia, tanto lo facciamo tutti. Io capisco come la gente fa scoppiare tutti sti creeper in giro, soprattutto Nova. Soprattutto Nova. Vabbè, la stazione. Stazione centrale, al centro. Quattro stanzoncine agli angoli, ci sarà la nostra della foresta. Quella lì da Poldo. Una qua da Emerald. Se faccio una stazione lì. La stazione la faccio qua dietro. Una stazione tipo la si chiama stazione est, stazione nord, robe così. Una stazione potrei farla. Là sopra. Però Marin voleva il suo stagno libero. Ah. Da capire dove fare l'altra stazione. Quella sul mare laggiù. E va bene, quella la farò stile marino. Quella nella foresta, noi laggiù ne faccio un'altra. Sarebbe figo tipo farne una qua. Ma qui c'è casa di Emerald Etano. La faccio al villaggio. La faccio al villaggio. Tiro giù il villaggio e faccio la stazione là. Tanto il villaggio è mezzo monco. Il villaggio qua è tutto smoncato, è tutto brutto, andato. Cioè, mezze case sono distrutte, villager non ce ne sono più. E qua dove c'è il ponte... lo tengo, lo riabbasso... e faccio una stazione qua. Tanto sto villaggio è tutto distrutto, l'hanno depredato malissimo. Cioè, non c'è villager, non c'è niente. Posso letteralmente buttarlo giù. E faccio la stazione qui. E lì riabbassa. Una stazione. La stazione marittima laggiù. E la stazione della foresta. Quattro stazioni. Ok. Mi servono chest.
i materiali da portare là. Sì, con la marina infatti sì, mi serviranno i blocchi del tempio. Andiamo da quella che mi faccio un'accetta. Ho tutti i materiali. Guarda pochi che ci sono qua. Questo qua lo dico Nova. Cioè, faccio prima che costruiamo qualsiasi cosa. Terraformami il tutto. Toglimi tutti quei buchi che hai fatto con i creeper e via. Guarda il portale distrutto. Portale non più funzionante. Mi hanno distrutto anche il cimitero, a quanto ho capito. Poi l'hanno rimesso a posto, ma me l'avevano distrutto. Non accendere questo. Sto portare qua, probabilmente. Lo riempirò. Lo riempio completamente. Al centro qua. Magari adesso vedo con magma blocco qualcosa. E qui dietro ci faccio una statua che tiene la spada. Così. Così tanto per. E qui andrà fatta una stazione. Ma non quella di Twilight Town. Probabilmente deciderò quattro temi. Fuoco. Stazione del mare. E... sarebbe bello terra e acqua. Però terra non ho in mente molto bene come farla. Cioè terra e aria, scusa, è anche aria. Poi venite tu con me. Tac, 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 tac. Ci serve un'accetta. Sti via. Vieni qua e voi andate via di là. È il mio ultimo panino. Cosa posso lasciare? Blocchi, pochi blocchi. Questo, questo e questi. E voi venite. Voi mi servite? A questo punto venite voi. No, mi serve il legno. Lascio questi. Ok. La stazione d'aria si può fare vicino a torre del sicario? Bisogna capire bene come farla. Perché non voglio farla rialzata, voglio farla a terra. Stazione d'aria, farla a terra. Spiderweb per le nuvole. Bella merda. È da capire, è da capire. Cupola di vetro. Poi, secondo voi, ha senso farle tutte della stessa... cioè, tutte uguali, proprio stesso design, ma che cambiano da una all'altra, o modificarle tutte quante? Cioè, tutte quante diverse. Cioè, stesso design, blocchi diversi, o tutte design diversi? Design diversi. Forse direi design diversi. Devo fare la stazione qua, allora tra... sono un po' indeciso. 652. Ok. Tra parentesi. Devo vedere di farla giusta in mezzo. Un mulino a vento, in quella del vento? Sarebbe male, non sarebbe male. Dio mio, c'è un sacco da costruire. C'è un sacco da costruire, mamma mia. No, non voglio farla in cielo sulla nuvola, voglio... cioè, se la faccio in cielo sulla nuvola, capito che bisogna alzare la ferrovia a livelli stratosferici. E questa è 364. Ragazzi, non mi ricordo cosa avevo detto che era quella di prima. Cos'era quella di prima? Questa è 364, quella di prima quant'era? Fuck.
Fammi scrivere in chat stavolta. 364. 652 sicuri? Ok. Allora, vado per 652, mi ricordavo anch'io qualcosa del genere. Calcolatrice. La voglio, calcolatrice. 652 meno 364, abbiamo detto, fa 288. 288 diviso 2, 144. 364 più 144, 508. Ok, devo costruire la stazione a blocco 508. Questo qua sa dove sarà fatta la stazione. Ok. La stazione verrà fatta qui. Fammi fare tac 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 tac. Questo, questo, col panino. Erano giusti i conti. Due. Qua prendi quella. Tac. Erano giusti i conti, giusto? Penso di sì. Spero di sì. Allora. Adesso vado a casa di Nova, gli rubo la terra e ci tappo il buco. Signor Zampi, sto venendo a rubare a casa di Nova. Lo avviso. Dove devo fare la fermata? La stazione è piena di buchi, li fa solo Nova i buchi. La terra la prendo da casa di Nova. Mi pare più che giusto. Ti rubo 2-3 stack di terra. Devo costruire la stazione ed è pieno di buchi. 80% colpa sua. Ok, avvisati. Ho avvisato Jumpy, non Nova. Ho avvisato Jumpy e vado a rubare da Nova. No. Li voglio da Nova. Jumpy mi ha detto no, se vuoi te li do io. Ho detto no, li voglio da lui. Devono essere proprio di Nova quegli stack. Ho bisogno dei suoi, necessito. Ci sono 20 caterine su questa zona? Quanti da Nova? E perché proprio tutti? Bustami con l'arco. Come un arco incantato? Dai. Oh, me l'ha dato veramente? Indistruttibilità 1. Schifo. Andiamo a casa di Nova a rubare. Perfetto. Grazie mille, Nova. Neanche fosse stato... Qua, erano proprio lì. Pronti? Che carini i mostri che mi attaccano e non mi va giù la vita. Ma se io sto fermo, li riesco ad ammazzare? Ha troppe poche spine. Che carini. Stanno cercando di uccidermi. Oh. Dai che ce la fate. Bravi, dai. Mezzo cuore, bravi, dai. Ce la potete fare. No, scusa. Ce la potete fare. Dai. Ho fiducia in voi. No, ti ho fatto male. Sì, vieni ad aiutarli, zombie. Hanno dei problemi. Che carini. Ne ho ucciso uno.
Ok, basta, adesso ci siamo divertiti, grazie. Ora devo ammazzare un sacco di vostri così consumi l'armor, vabbè, prima che mi si distrugge. Cioè, ho preso due esperienze in croce, è già quasi pronta. Però vabbè, erano un sacco carini. Cos'è stato quel... No, no, no. Me ne vado, grazie, cara. Non serve che mi abbatti, vado via, tranquillo. La palla nella seconda mano, vero? Avete ragione anche voi. Oddio, che brutto vedere così. Che brutto. Metti caso. Non si sa mai. Sparare a 9 è sempre una cosa buona. Ricordatevi, bambini, se dovete scegliere tra sparare a 9 o non sparare a 9, la scelta sarà sempre chiara. Tic 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 tic. Ma quanto lo tieni alto il FOV? È normale il FOV. Proprio normalissimo. Ho lasciato normale. Cioè, non c'è scritto numero, c'è scritto normale. Tutti quanti mi dicono sempre: oh mio Dio, alza quel FOV! Ora potrò giocare come voglio? Cioè, vedi un creeper? Lo ammazzi con l'arco. No, difficile Nova. No, è difficile. Tic, 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 tic. Amiciccia. Nova non ha un arco, ma se ha tutto quello che vuole. Se tengo la palla destra nella mano col tasto destro faccio lo stesso i sentieri? Ah, sapevo questa. C'è anche se è nella seconda mano. Non male come info. Ok. Può essere abbastanza illuminato qua in giro? Dato che la stazione verrà costruita qui. Devo tappare questo buco. Tac, 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 tac. Ok, dai, pare illuminata a giorno. Tappo quel buco là giusto per dopo. Ok. Vabbè, qui adesso faccio strage. Dai. Guarda che palle tutti sti zombie. Ma stiamo scherziamo. Ok, questo qua va tappato. Mi spiace, oggi lei non esce più da qua. Dove sei? Muori, muori c'è. Farm di mucche? Che ne dici di una farm di mucche? Dovremmo farla, dovremmo farla. Cioè, non è ben chiaro che tipo di farm si possono fare o no, perché hanno detto, ma le farm rompono l'economia del gioco. Hanno detto, sì, ma, cioè, quali si possono fare e quali no. Bisogna capire adesso cosa fare e quali no. Tic. Bisogna fare un po' di farm, bisogna fare la farm dell'esperienza. Con le alghe. Quella la voglio fare. Non è rotta, quella ne faccio 3-4. Tu passi, raccogli le alghe cotte, che si cuociono in automatico. E non c'è neanche troppo da smadonnare. Ma un bel incantesimo sulla spada? Sì, dovrei farla. Dovrei farla. Terraforma anche questo.
Vediamo sta acqua. Dai, lasciatemi lasciatemi lavorare, per favore. Basta interrompere. Maleducazione questa è. Maleducazione. Ineducati, anzi. Neanche maleducati, siete proprio ineducati. Non sono nuova. Grazie. Ma usa la rotella per prendere velocemente i blocchi? Sì, me la dimentico sempre. È una cosa che è da poco che so che c'è. Mi dimentico sempre di farla. Ok, così sembra anche abbastanza naturale. Via, via. Tic, 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 tic. Ok. Piazza una torcia. Anche qui già che ci siamo. Qui pure. Strano, un altro buco di un creeper. Ma che strano. Ma che strano. Che poi anche Nova, i buchi di creeper che fa, l'ho visto come li copre. Li copre cazzo di cane, copre solo sopra e lascia il buco sotto. Cosa che odio. Nova è una delle persone peggiori sulla faccia della terra. Ok, così pare naturale. Coperto qui, coperto lì. No. No. Che storia! Oh, Yukin, undicesimo mese, grazie mille. Ragazzi, mi fate un sacco di birra in chat per la migliore mod che abbiamo. Grazie mille. Bentornata. Anche se non sei mai andata via. Fatemi un sacco di birre e cuori, per favore. Un bello spam. Parati pala. Parati pala. Ok. Dirmi che nessuno ha mai esplorato sta miniera? Ah? Vabbè, stica. Stica. Oh, avete grazie, ragazzi. Lascio questo, questo non mi interessi, 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 non mi interessi. E qui si va a tappare tutto. Questa miniera non è mai esistita. Voi l'avete vista questa miniera? Mai vista, non c'è mai stata. Neanche se avessi chiuso dentro il cadavere di un mafioso. Ah, oh, guarda. Visto, visto. Niente, non c'è, non c'è. No, 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 no. Finalmente non mi si rinnovava il Prime. Vabbè, ma Yuki, tranquilla, cioè... Apprezzo, ma non è necessario, tranquilla, in caso. Tic, tic. No, no, ho appena chiuso, ho appena chiuso. Via, via. Mi servono altri stack di terra di Nova. Ma non posso usarla per scavare se c'è un'altra mano? Che inutilità allora. Dammi tutta questa bella terra. È un carro armato è sta pala. La madonna è bellissima. Sono pare di essere in creative. Forse anche meglio. Ok. Questo qua possiamo lasciarlo a mo' di laghetto. Oh, vete grazie, Yukin. Più veloce della creative. Sì, sì, è top ruspa. Top ruspa. Tappo, questo è l'ultimo che tappo. Poi vaffanculo gli altri, dico di tapparli agli altri. Lasciamo il compito a qualcuno. Che non è che facciamo solo noi qua, i lavori. Palle. Cioè è tutto un buco unico sta pianura. Ma perché non si poteva fare dall'altra? Dall'altra non c'erano così tanti buchi di creeper. La stazione stiamo adesso terraformando per poterla fare. Verrà fatta lì. Devo terraformare anche questo allora. Non basta chiudere la miniera.
è troppo vicino alla stazione. Mi darebbe problemi averlo come buco. Tic tic. Tac, va bene. Abbiamo fatto sparire due miniere. La stazione deve venire qua. Ora devo farmi... Posso odiare tutti su questo server? Posso odiare ogni singola persona? Posso? Chiedo. Così nel dubbio. È una domanda mia. Posso odiare ogni singola persona presente? Si può? Caputtana. Tutto un buco unico. Sì, ma no, facciamola qui. Che bella. Sì. Vai, facciamo ogni tanto. C'è quel pirla di Leo che copre tutto. Ok. Che bello odiare tutti con la musica chill. Mi fa sentire meno in colpa. Ok. Era l'ultimo qui in giro. Posso costruire in pace? Posso farlo? Non c'è nient'altro? Oh, ok. Ah. Notte, ragazzi. Notte, Bishut. La faccio qui. Il problema è non so se ci sto con i blocchi. Se farla tipo qua più avanti. Perché il centro è questo. E va bene. Posso farla su questa linea. La farei qui a questo punto. Un po' più grande, c'è un po' di spazio. Ci sarà una stazione. Ci sarà l'altra. Cos'è quel pillarone? È la Poldo Tower. È la Poldo Tower che guarda su tutti noi. Non voglio allontanarmi troppo dal portale, quello. Ok. La stazione da Poldo l'abbiamo tirata giù e la ricostruiamo qua perché abbiamo spostato il centro città. Fammi vedere com'è la Twilight Tower, devo vedere un minimo di blocchi allora. Scusate un attimo se vedete il gioco piccolo, però ho problemi con OBS e non posso rimetterlo giusto. Salva immagine. Allora, un attimo che vedo, ragazzi. Guardo un attimo veloce e poi vi rimetto Minecraft grande. Allora, per capirci, la stazione da cui prenderò riferimento è questa qua. Un attimo che ve la faccio vedere. Tac, tac. Ah, Max mi si è chiuso Minecraft, va bene. Va bene Minecraft. Perché non posso aggiungere la fonte? Ma? Non mi fa aggiungere la fonte? Che formato sei? Dettagli. Va bene. Prende così a grandi linee. Costruzione bella grande. Qui tecnicamente ho più spazio, Perché Bert l'ha quittato, eravamo in Steam Squad prima. Un bel po' di spazio. La faccio giga enorme? La faccio giga enorme?
quanto posso farla grande? Noi apprezziamo la giga enormità. Facciamo giga enorme, eh? Conto quanti blocchi sono fin laggiù. Stai attento quando andare troppo sottoterra. Ah, che vabbè, non hai sotterranei sta stazione, quindi su quello sono abbastanza tranquillo. Se il centro è questo, 508. Arrivando fino qua, posso farla lunga di 5 blocchi. Non troppo, che sennò poi stanno con il resto della città. Perché? Se la faccio lunga un 50 blocchi. 50 blocchi non è neanche così esagerato, eh. Sai che la faccio fino qua. 576 sono 32 blocchi. 32 blocchi di qua, 32 blocchi di là, quindi arrivo a 540. A che ore stacchi? Non lo so. Oggi non ho... Vedo quando sono stanco io. Sono 540. Qua. Ok. Ok, siamo nei jump online. 540. Sono 32 per 32, 64 blocchi. Col centro lì. Easy. Io dovevo arrivare a 76, giusto? 76, eccoci qua. Tac. Tac. Ma che me ne faccio di sto arco di merda, via? Sono un blocco in là. Adesso devi tappare i buchi, sì, ma adesso terraformo bene. Qua terraformo bene e faccio tutto quanto in piano. Un po' da terraformare, eh. Tic tic tic. Posso fare anche l'orologio più grande. Essendo l'orologio più grande, potrei fare quello funzionante. Vedete Minecraft male? Vedete Minecraft male piccolo? Sì che mi sento ancora con Chris, perché non dovrei... No, no. Boh, allora non so come mai. Ho visto che uno credo diceva che lo vedeva piccolo in, una, in un angolo e non capiva. Ok. Quindi da qua potrei farlo arrivare... Fino qua volendo, eh. Ok, tappiamo tutto questo. Tutto ok, 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 perfetto, perfetto. Perché ultimamente ho OBS che mi fa casini. Domani mi sento con Bob per vedere se riusciamo a sistemare in qualche modo. A me servirebbe un letto. So che quello che avevo di là mi sa che l'ha preso Bertra. Tic 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 tic. Stringila, te la fanno buttare giù col cazzo. Col cazzo che me la fanno buttare giù.
se mi fanno se adesso io la costruisco come voglio, è la seconda volta che la faccio. Se mi dicono qualcosa, dico, bon, fatevela voi la stazione, io me la faccio la mia e non costruisco più nulla in centro città. Guarda che faccio come la Tabi, eh. Non costruisco più un cazzo sulla Tabicraft. Tac. Giacomo, grazie mille, Giacomo. Grazie per il raid su Pandora, mamma mia. Pare quasi che Giacomo potrebbe entrare nel server. Wink, wink. Oh, wink, wink. Com'è andata? Cosa avete fatto stasera di bello? Siete divertiti su Among Us? Cosa avete fatto? Sono curioso. Giacomo Insano, sono curioso. Among Us, ma ho rage quittato. No, ma come? Ma come hai rage quittato? Giacomo Twink Twink. Giacomo, come ti ci vedresti da Twink? A me mi hanno detto bene. Oh, allora, andiamo giù qua. Cos'è successo che Giacomo ha rage quittato? No. Dai Giacomo, siediti e parliamo. Cosa è successo? Chi t'ha fatto? Chi t'ha fatto cosa? Cosa è successo Giacomo? Dai raccontaci. Raccontaci in chat. Facciamo la chat dei problemi di cose. Te la tiro pure. E qui. Mettiamo questo. 1, 2, 3, 4. Twink Twink è un tipo di... Penso che te l'abbia mutato Yukin. Tu l'hai scritto senza volerlo. Ma Twink Twink è un genere di... Non so come definirlo. In cui si identificano alcuni gay uomini. Quindi penso che te l'avevo mutato pensando che prendevi in giro. Potrebbe essere. Tipo, per capirci, il tipo orsetto, il tipo così. E poi c'è il Twink Twink. C'è il Twink, senza Twink Twink. È uno solo. Penso che sia quello, per quello che te l'ha mutato. Tic 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 tic. Vabbè, tranquillo, cioè, ci sta che... Che non si sappia queste cose di tutto. È un po' esagerata? Veralda circa fino qua. E poi qui la torre che arriva bene o male qui. No, la facciamo così. Sto facendo la stazione di Kingdom Hearts. La Twilight Town rifatta qui sul server. La facciamo così, la facciamo così. La facciamo così. Si terraforma e si fa così. Forse è troppo vicino alla riva. Ma l'ho voluta vicino alla riva in realtà. Che arriva qui giusta giusta. Perché poi da questa parte... non so da che parte fare l'entrata. L'entrata la faccio da questa o da quella? No, da questa. Qui farò la terrazzina... Come fatto effettivamente su Kingdom Hearts. Come fare le cose effettivamente le facciamo belle grandi. Effettivamente hai ragione. E poi sono belle le cose grosse, lunghe così. Le farò in arenaria molto odora. Vabbè, ma qui spawnano 4.000 mostri. Questa palla non si ripara niente. Lascio casa di Emerald per dormire? Vado a casa di Emerald e gli rubo un... Cioè, gli rubo dei materiali per un letto.
Mettiamo di tutti i materiali da costruzione per il server. È una donazione di Emerald non volontaria. Mettiamola così. Non sto rubando. Donazione non volontaria. Chat, donazione non volontaria non è rubare, giusto? Non è rubare. Non sto rubando. È una donazione non volontaria. Donazione non volontaria. No, 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 no. No, non è un prestito. È una donazione non volontaria. Ma non ha del legno quest'uomo? Non hai del legno? Quanto povero è Emerald? Sono dei mostri. Ok che ormai è giorno, però vabbè, almeno per le prossime. Quanto è povero Emerald? Ma non ha della lana. Ma avrà un magazzino, lo penso anch'io, ma chissà dove. Non voglio leggere la chat per saperlo. Tano, lei sarà il mio nuovo donatore. Guarda Tano, Uno di questi. E della lana. Ciao, non controllo tutto. Questo qui, neanche cos'è? A questo punto vado dai Merin. Cos'è? Cos'è questa cosa? Va bene. Non chiedo. Ora è giorno, lo so, ma fra un po' poi torna notte. Aspetta 2 secondi. Arrivo un attimo. Si sente una pecorella. Sei una sola però. Cos'è sto posto? Oh? Vabbè, pace, nella notte mi preoccuperò quando tornerà. Mi servi? Non mi servi? Non mi servi. Non uccide la pecora? No, no, non la uccido, ma figurati. È lì l'unica in caso era da scuoiarla. Togliergli la pelle, però non la uccido così per nulla. Servirà un bel po' di sabbia. Servirà un bel po' tanta di sabbia. Tanta di sabbia, tanta. Per adesso finisco di terraformare. Questo pezzo viene via con me. Che viene via con me. Tanto poi qui ci farà un municipio e altre cose. Ok. No, ma non serve neanche tu usarla adesso. Vabbè, aspetto che... Aspetta e poi si torna la notte, storia! Vediamo. No Sleep Alex, felice che non stai dormendo e grazie per il Prime, benvenuto, benvenuto. Sei venuto per come terraformo bene? Hai fatto il Prime per come terraformo bene, vero? Era per quello, È quello, Poi bisogna fare il treno regionale. Facciamo un texture pack con le voci di Long Gamer, che mi dice il treno fermerà le stazioni di... Ok, e qui tolgo questa. Si potrebbe fare. Sentiamo Lone, facciamo il pacchetto, la texture privata.
Allora, pare che non ci fosse neanche mai stata questa montagna di terra. Di cosa? No, no, The Rot, mi sa che mi sono perso il tuo messaggio di prima. Ok. La terra ce l'ho. La terra ce l'ho. È un bel po'. Cioè, qui non c'è mai stata una montagna. Voi avete mai visto una montagna? Io non ho mai visto una montagnola. Non c'è... No, no, mai stata, mai stata, mai stata. Voi avete visto la pala, efficienza 4. Oh, mai, mai sta. No, 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 no. Mai nulla, nulla, nulla. Se qualcuno chiede, nessuno ha visto nulla. Giusto, chat. La legge del branco. Nessuno fa lo snitch, nessuno... Mai stata lì. No, ma che mi fa? Guarda che c'erano... No, 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 no. Non avevi messo il 5? No, devo metterlo. Devo metterlo. Quindi tipo, mi servivano 12 livelli e al tempo ne avevo 10. Adesso potrei anche andare a metterla. Anche se in realtà mi dà stra problemi per il consumarsi. Cioè, indistruttibilità 3 e si consuma che va giù proprio via sciolta. Sì, anche con l'on ci sentivamo, abbiamo fatto anche video assieme. Adesso è un po' che non lo sento. Siamo persi un po' di vista. So che l'on lavora veramente tanto, quindi tempo libero che ha veramente poco. Io terraformo bene, altro che Nova. Io terraformo giusto. I buchi si tappano completamente. Non si lascia tutto bucato. Poi qui verrà fatto a mo' di muro, in modo tale che continua la costruzione. Tic-tic-tic. Picchi, 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 picchi. Perché prima stavo facendo la stream squad con Bertra, che ha poi quittato la live, e adesso non ho voglia di toglierla. Aspettate, squid, di morire da soli, mamma mia. Ma qual è il problema degli squid che ci continuano a morire da soli qua davanti a me? Cioè, uno, due... Non suicidarti, ti prego. Hai così tanto per vivere, bravo, bravo. Continua, non morire. Sono a casa di Parigi con quel fumo, ogni volta mi dà inquietudine. Al fuoco di Sant'Antonio, Lona, ancora. Non c'era tipo un po' di tempo fa? Orco cane. Gli scarpini, come che era il... Com'è che volevo rinomare gli scarpini? Il... Mi ricordo mica, eh. Il chat, com'è che volevo chiamarli? Non mi ricordo più. È il sandalo. È vero, è il sandalo era. Grazie. Grazie Paolone. Ok, terraformato. No. Oh sì. No, 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 lascio, faccio pieno qua, non lascio tutto vuoto all'interno, tanto è uguale. Più grande è, più dettagli posso mettere. È questo il bello delle costruzioni giga enormi. Passo malanno l'altro stress, non è manca... Oh, Urco. Mi spiace per lui. Magari scrive questi giorni a chiedere come sta. Tic tic tic. E se qualcuno protesterà sulla magnificenza della mia stazione, gli dirò, costruisci una casa più grande. Coglione. Così non sfigura con la mia costruzione. Cioè, chat, quanti di voi avevano seguito la Tabi al tempo? Che sto?
Cioè, quante erano grandi? Uno all'anno. È il fregatore, grazie mille, grazie. E il fregatore, tra parentesi, dopo scrivi sul gruppo mod che devo ricordarmi che devo fare una riunione con voi uno di questi giorni, con tutti quanti. Tutti quanti, in realtà vi bastate te, Jumbo e Yukin. Però bisogna fare una riunione che devo chiedervi alcune cose. Comunque grazie. Anche se sono tipo troppi da quando ti modero. Vabbè, ma sai che non devo... Cioè, già moderate, non ho mai richiesto la sub ai mod. Cioè, mi sa una cosa stupida. Che filla, Tabi. Comunque, sulla Tabi ho fatto tutte le costruzioni che facevo erano giga enormi, eh. Il portale era grande, il villaggio dei villager era giga enorme, casa mia anche. Pure qua adesso inizio a fare le mie costruzioni grandi. Comunque, terraformanza finita. Questi li metto lì. Servi. Qua. E prendo tutti questi blocchi qua, quelli fatti brutti. Ok. Iniziamo a coprire. Ho solo paura che le case sfigurino accanto alle costruzioni. Scherzo, veramente. Vediamo cosa vi diranno, vediamo. Pavimento di tutto è fatto questo blocco qua. Come togliere tutte le torce. Devo chiedervi 2-3 cose da cambiare secondo voi e 2-3 format che voglio fare col vostro aiuto. Perché effettivamente i mod ora come ora li sto... Cioè, io sempre ho avuto come moderare la chat e boss, morta lì. Vorrei rendervi sia un po' più partecipi anche con le live e altro che cose. Quindi devo chiedere quanto è fattibile la cosa, quanto si può fare. Alcune domande che mi direte voi. E semplice, ok, sì, niente di complicato. E ci sono tutte le serie, tu Yuki ci sei sempre. Infatti mi sento anche in colpa ogni tanto. Potrebbe essere un po' grande. A Franzo pensava al fatto che stessi facendo la stazione di Arilaria. Cazzo i suoi, si è fatto la sua di stazione. Devo fare la stazione di Kingdom Hearts. La stazione di Kingdom Hearts è fatta in Arilaria. Molto di bella Arenaria. Molto di tanta Arenaria. Buonanotte ragazze, che vananne. È un po' grande? Non ce l'ho il progetto, lo faccio direttamente io. Per Milano Centrale per la grandezza. Potrei aver esagerato? Allora fai conto, tu arrivi da qua. Secondo me non è grande troppo, perché lì ci sarà la prima parte con l'uscita per quella, lì la seconda con l'uscita per quella e qui la torre centrale. No, secondo me così è giusta. Così è giusta. È la sua dimensione. Deve essere così. Sì, no, è così. È così, fidatevi. È così. Trust me. I'm an engineer. Con uno stack riempio 3 file. Sono... 64. È simmetrica? Sì, è simmetrica. La famiglia Benetton non fa nulla di piccolo. Oh, tu no, tu sei un blocco sbagliato, non devi essere utilizzato qua.
Mi serve un deserto. Mi serve un deserto. Mi serve molto un deserto. Giampi, sai dove posso trovare un deserto? Punto di domanda. Ecco, qui mi servirebbero le shulker box tantissimo. Ah, niente, rossa nova. Ah, fuck. Nulla. No, no, il fregatore così sarebbe brutto. Non, cioè, voglio trovarle io. Non voglio andare a avere aiuti esterni così grossi. Usa gli slab per il pavimento. Quanti siamo? Ricominciamo. 1, 2, mucche, bue, 3, 4, cane, gatto, 5, 6, sono miei, 7, 8, c'è un tigrotto, quanti siamo? Ricominciamo. 1, 2, mucche, bue, 3, 4, cane, gatto, 5, 6, sono miei, 7, 8, c'è... Ragazzi, allora dobbiamo iniziare il pavimento per la prima volta. Non l'abbiamo mai fatto oggi. Mi raccomando, dobbiamo iniziarlo tutti quanti assieme. Avete qualche idea per il pavimento? Devo proprio iniziare da zero. Si potrebbe fare in slab. Idea geniale. Mamma mia, fortuna che mi è venuta ora che devo iniziarlo. Non che è già lì quasi pronto. Cioè, che l'avevo quasi fatto. No, no, no. No, no. Cioè, è appena avvenuta. Ah, sì. Beh, grande idea, grande idea. Tic, tic. Andiamo a prenderci la cosa. Vieni con me. E tu venite con me. Blocchi che mi servono qui, no. Ma qui non eri neanche a un quinto, ero forse a un decimo. Però guardate che bella quando sarà tutta intera. Cioè, pensate poi tutta intera, tutta grossa. Ma dopo CBT Machine si fa in fretta, la fa Apoldo, poi la risposterà qua. Il mio compito è costruire, quello di Poldo è di fare le macchine per la tortura cazzo palle ovunque. Tac. Slabbine. 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 Queste qua sono fatte belle, quindi posso... Siamo più di 1300 blocchi. Oh, nice. Ci piace, ci piace, ci piace. C'è tipo un... Oh, come si chiama? I fari in inglese. Che mi fa costruire più velocemente. C'è? Non lo so, Sleep. Non so come mai. Yukin, ma il fregatore, riuscite a sentire voi come... Perché gli succede quella roba? Ok, grazie. Già era lì pronta, Yukin. Il beacon, intendi? Un beacon che mi fa... No, solo scavare. Io voglio un beacon che mi fa costruire più veloce. Voglio un beacon che mi fa costruire più veloce. Se mi fa esplodere un singolo creeper nova qui, se mi fa esplodere anche un singolo creeper in questa zona, io vengo e ti ammazzo. Ti ammazzo con le mie mani, ripetutamente, dallo spawner. Spawni e sei morto. Vai a vedere se sul discorso sono mutato o meno. Ci sono. Tic, tic, tic. Un singolo creeper.
singolo creeper ed è finita per te. Perché sta bruciando delle mappe? Perché stai bruciando delle mappe? Ha bruciato i pantaloni che gli ho dato io. Ha bruciato i pantaloni che gli ho dato io. Va bene, lasciamo. No, è felice così. Nessuno mi interrompe mentre costruisco. Nessuno mi interrompe mentre costruisco. Nessuno. Secco, così, via. La sua pala può riprenderla. No, non è esagerato. È stata un morte bianca, morte sul lavoro. Non aveva caschetto di sicurezza. L'avete visto tutti? Era senza caschetto di sicurezza. L'avete visto tutti? È caduto un blocco. Gli è caduto un blocco in testa, secco. Caschetto di sicurezza. Che dire, la famiglia Benetton che ammazza pure le persone. Morte bianca sul lavoro. Mi spiace, può succedere. Non aveva protezione. Questa cosa. Signor Nova, poi, è su un cantiere. Volete veramente salire al potere? Era su un cantiere. Era su un cantiere, per persone autorizzate. C'erano le telecamere qui. Qua c'erano le telecamere. Non c'era nessuna telecamera. Non c'era nessuna telecamera. Sappia che se torna sul cantiere, gli succede la stessa cosa e sparo pure le telecamere stavolta. Signor Leo, si calmi. Allora, sì, una persona. Allora, i miei fan sanno quanto sono bravo su Valorant. Lo sanno quanto sono perfetto con la mira. Ah, quindi fai schifo, in poche parole. Ah, beh, che dire. Wow. Basta. Mi distrugge la costruzione. Adesso rilancio l'ultima. E rilancio l'ultima e andate, Mi vado a scavare della sabbia piuttosto. Il signor Nova è morto in cantiere, non aveva il caschetto. Sì, non è vero. Ho visto che è stato trafitto. Quanto minchia grossa. Lei non ha visto niente. In realtà sono le telecamere. Mi ha provocato danno perché sono concorrente nella campagna elettorale del suo amico Fieri, del suo fratello. Sì. Signor Leo, cosa mi combina? È stato morto su cantiere. Siete entrambi in un cantiere senza diritto d'accesso. È solo per personale. Lei le ha richiesto l'autorizzazione per questo cantiere, per edificare, per buildare? Certo, ma avete fatto spostare voi. Mi faccio vedere le autorizzazioni. Le serve materiale, signor Leo? Sì, sabbia, tanta sabbia. Non sappiamo dov'è il deserto. Sì che lo sai dov'è il deserto, merdazza. No, non lo sappiamo. Sì che lo sai dov'è il deserto. Qualche diamante potrebbe ricordarmelo, però. 25 diamanti, dai, forza. Tanto è Netherite. Anzi. Ma secondo me, allora, c'è una teoria. No, ma c'è una teoria che se si apre un buco nella testa, il cervello amplia le proprie conoscenze. Potremmo testarla. Io mi dissocio, No, non è vera, è vera sta teoria. Se si fa un buco sul lato, si possono aumentare le proprie. Signor Fango, non compie atti impuri nei confronti del signor Nova. No, ma guarda il portale. Guarda, ci sono delle telecamere, sto registrando guarda tutto. Guarda il portale potrebbe... che non... È per la scienza. Posso parlare con lei, signor Fango, in privato? Sì? No? Sì, in privato. No? Vuole sparlare ancora di Jumpy? Sì, assolutamente. Ancora, signor Fango, poi mi racconterà. Ok. Allora mi dica, con chi se l'è fatta questa volta, Jumpy? In realtà con molte persone, però non era questo il punto. Comunque, e te volevo chiedere una cosa. Quanto è legato suo fratello Fieric? Tanto. E non è mio fratello? Cioè, siamo famiglia, ma non di sangue. Famiglia d'onore. E quanto è legato alla sua famiglia? Hai un po' di oggetti qua sotto, occhio. Ah, vado a prenderli. Quanto è legato alla sua famiglia, effettivamente? Cosa stai cercando di fare? Di comprarmi? No, nulla, chiedo. Erano informazioni personali. Molto più di quanto sono legato a lei. Mettiamola così. Ho finito i materiali. Lei potrebbe anche cambiare idea, casomai. No. Potrebbe... Lei è proprio legato alla sua famiglia. E non cambierebbe mai idea, lo supporterebbe qualsiasi cosa. Esatto, qualsiasi cosa.
Perché è risaputo che nella nostra famiglia c'è tanto onore e tante amicizie. Ok. Tic tic. Sai quello che stai cercando di comprare nuovi membri perché non ne hai abbastanza? No, in realtà ho già dei buoni sostenitori in questa città. Voi state attualmente occupati anche con la questione dell'autostrada, ma pensi state che... lasciando in realtà i rapporti con le persone. Ma non è vero, ma se l'ho visto, io le dico, ma se l'ho vista che, compro, ma se l'ho vista che ha rotto casa di Poldo anche oggi. Girano le voci, allora, Il signor Poldo me l'ha detto che anche oggi gli ha fatto esplodere l'entrata di casa. Attenzione, dissocio. Allora, la casa di Poldo è esplosa, questa, confermo, ma non è esplosa per colpa mia. Per colpa di un creeper, presuppongo, no? E come mai Poldo mi ha detto no, ma mi ha distrutto l'entrata di casa anche oggi? Si è accorto, perché signor Leo, che sta mettendo la cosa in modo diverso, vero? Sì, sì, lo so che è un'altra, ma tanto il pavimento è uguale. Ah. Purtroppo non ho abbastanza materiali. Figa, non farlo allora. No, devo farla. Tanto è uguale. Da sopra non si vede. È questo, vero? Sì. Non è uguale, sì. Vedi che, si vede palesemente la differenza. Ma no. Ma forse della sua texture. Minchia, ti giuro, un pugno all'occhio, mi sta venendo un ictus. È la sua texture, mi sa. Ho capito. Mamma mia, che brutto. Cioè, da sopra della texture normale è uguale, identico. No, qua è tutto diverso. Che dolore agli occhi. Mi spiace. Rispondo così, con un semplice mi spiace. Se vi ci porta altri materiali, li si può modificare. Non ho sabbia, oddio. Pensa che io sto costruendo la stazione comune e Nova mi vuole pure vendere l'informazione. E si è pure mutato. No, non so, mi sono mutato. Strano. E l'ho passata. Certo che Nova, potresti farmi un favore anche andare a minarla tu, mentre sto costruendo. Non sarebbe cattiva come idea, Cioè, finora tutti i beni comuni. Guardi, io le ho dato questa informazione. Lei non divulghi questa informazione. Perché la sto usando per un bene comune, ma non la divulghi o la vendi. Che devo dire? Dove è il deserto? Chi me lo... Non importa, chiede? Lei per il momento mi deve garantire che non venderà questa informazione. Va bene. Lo userà solo per il bene comune. Va bene. È pieno di persone che arrivano e mi chiedono alle lune di notte: scusa, sai dov'è il deserto? Non credere, c'è chi è interessato a deserto, la sabbia ha molti usi per molte persone, comunque... Finiti. In realtà è abbastanza istante. Bisogna passare il mare dietro. Deprenderò un'altra isola. Deprenderò un'altra isola come ho fatto per fare questa qua. Cioè, c'era un'isola che è sparita. Ma come? Sì, letteralmente l'ho scavata via per metà e portata qui. Facciamo una cosa. E vado a prendere un po' di sabbia. Signor Leo. Dica. Ho appena perquisito casa di Parrins ed è pieno di sabbia. Ma bisogna chiedergliela. No, non si può. Bisogna chiedergliela. Non possiamo rubarla così. Sta citando. Non la sta rubando. La sta prendendo in prestito per costruire una cosa di uso comune. Sì, ma è un bel po'. Non è che è uno stack. Sono 10, vabbè, che saranno mai, 1-10, si figuri. No, so che il signor Parrins è molto permaloso su queste cose, quindi eviterei. No, ma se mi fai esplodere anche una singola blocco, ti giuro, ti sponchilo dal letto. Avete uno creeper dietro. Abbiamo uno scudo? Lascialo lì, lascialo stare, vive benissimo da solo quel creeper, non serve che lo tocchi. È lì, lontano. No, non uccidetemi il fratello di Carlos. Hai legna, no legna, terra, sì. Sì, forse ce n'è nella chest. Che palle, devo fare il salto col cavallo e non mi va. Faccio un ponte di... Oh, porco due. Ok, ora c'è da costruire in alto. Ok, fatto. No. No, vai cavallo. No. Perché poi mi riempi la cesta di schifo, Nova? Perché sto andando a prendere la sabbia per lei. Ok, allora va bene. Del verlo spazio. No, sappia che non ci andrà mai. L'ho richiuso io, non lo uccida. Ma le spara, non è amichevole. No. Tra parentesi, ho passato i primi, penso, 20 minuti della costruzione di questa cosa a tappare i buchi che avete fatto con i creeper. Ah, fatto. Perché parlavo al plurale, scusa? Perché parlavo di tutto il server. Ah, ok, grazie. Quindi... Se ci sono altri buchi qua attorno, lì si ritacca. Qua, guardi, qua ce ne sono un delirio. Almeno tre.
Se non zampi che fai buchi, comunque ho detto. Ma va via. No, no, beh, io parlo delle cose effettive qui. Io parlo dati di fatti. Comunque, qual fiume così. Ma che cosa capo dici? Guarda, c'è Casa di Poldo che è praticamente diventata una marca di gruviera a tuo nome. C'è il Parmareggio che è lì che sta per fare causa per comportamento. Signore, guardi sotto, signor Leo. Parmareggio. Sì, ormai è un gruviera. Ma signor Leo, una domanda, ma questi piloni in terra... No, fermati. Questi piloni in terra quali? Ci sono dei piloni in terra qui. Ah sì, quelli tipo... lì sì, sono delle fermate per la metro, dove arriveranno su, perché andrà sottoterra e lì risalirà. Perché non la fa esterna, che tanto qui è praticamente vuoto? Perché c'è Casa di Totta, Casa di Parnis, Casa di Franzo, che hanno chiesto esplicitamente se possiamo non fargliela... Ah, ok, c'è un contratto chiaramente. Metropolitana, anche noi non vogliamo una casa. Sì, ma sì, ma fate arrivare sopra. Qui arriva, è anche perfetto. Da voi esce, no. Fuori, esce fuori dalla metropolitana, lì al fiume? No, da noi deve essere tutto naturale, è un posto naturale, non deve essere esce distrutto. Fuori per un attimo, il signor Giampi ha detto quello che voleva. Ma io voglio la metropolitana, non no, mi io no, allora... Ma sei sottoterra? Appunto, deve stare sottoterra lì, è un posto naturale il nostro posto, e abbiamo dei fiori. Esce fuori, ma non arriva da voi, arriva al di là del fiume. Vicino... Ma farlo arrivare vicino all'ufficio, sì. Ma poi Nova inizia a fare, però qua la famiglia Bennett. L'ufficio ci sta, però non oltre il fiume. Oltre il fiume non andiamo. Ok. Beh, la famiglia Bennett, ripeto, sembra un po'... Dico, capitalista, non so, sì, mi sembra. Noi siamo totalmente capitalisti. Noi facciamo soldi per investire soldi e fare altri soldi. Però c'è un però... questa cosa, non lo so. Signor fare l'autostrada così a caso, non lo so. Noi abbiamo l'autostrada, abbiamo le stazioni, noi creiamo beni comuni. Beh, ma il signor Nova comunque in sua difesa sta creando un bene comune nel Nether. Signor Nova, si difenda, Cabbo. No, avrò a difendermi a tempo debito. Beh, per adesso Nova ha distrutto l'unico portale che c'era. No, per il momento ne c'era un altro e c'è un ingresso molto bello, deve dirlo, l'ha detto pure lei. Sono e mi trovo d'accordo col signor Nova comunque. No, l'ingresso sì, è carino, ci sta. Basico ancora, bisogna farlo di più, però ci sta. Sì. Molto bene. E soprattutto non sto capendo da un catalogo come fa Jumpy di solito. Ma va scassa, ma minchia, ho capito la serra, l'albero maestro. No, non è vero, no, quello forte l'abbiamo fatto con mollo. Senti, che proprio in questo server non ho capito una sega, la casa l'ho fatta io. La casa l'ho fatta io, il magazzino lo sto a fare io. L'osservatorio l'ha fatto Oak, quindi non è un template preso da internet. Vero, l'osservatorio non è il... Sì. Forse farei ancora un po' più alto. Farei ancora un po' più alto di 3-4 blocchi. Mi serve più alto di 3-4 blocchi. Fammi vedere com'è Kingdom Hearts. Devo vedere com'è Kingdom Hearts. Twilight Town. Devo vedere le proporzioni giuste. Una bella immagine dove si vede. Una bella immagine dove vedo l'intera costruzione, dai. Ok, la costruzione è bene o male così. Se io prendo questo qua, lo metto per così, quasi arriva lì. Se io prendo quello lì e lo butto giù, non lo posso far vedere, Gigio. Da qua la vedo molto bene. Da qui si vede molto bene, per sapere com'è. In realtà così. Grande tipo 2. L'entrata qui è bella larga. Fammi fare due calcoli. L'entrata principale sarà da qua. Il portone sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocchi in qua.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Il portone sarà grande così. Ok. Se il portone è grosso così... La candelina è un terzo, un terzo, un terzo. Quanti blocchi abbiamo detto che erano? 64, giusto? 64. 3, 4, 5, 6. 4, 76. 76. Tac, tac, tac. Notte, lesbi. Sì. 64. 54. No, 64, 64, 64, scusa, sono stupido. 64 blocchi. Quindi il centro è qua. Il centro esatto è qua. 1. Quindi il centro esatto è qua. 64 diviso 3 21 42 63 resto di 1 che è quello centrale. Quindi lasciando quello centrale devo farlo di lascerei allora qui 21 blocchi. Farei questo di 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok. Qui va a salire, quindi. Ok. Questa è la base iniziale. Qui ci sarà quindi la base d'entrata. L'entrata sarà da qui. Ok, devo fare un po' di calcoli. Ok, non era un buco. 2 secondi che mi ha scritto Clara. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, sette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue. Ok. 22. Ok, quindi è così. Questo qua lasciamolo di terra così. Ok. L'entrata è così. Tra quanto stacchi? Non lo so, adesso vedo, ragazzi. Quindi, essendo che è un terzo, un terzo, un terzo, cioè un terzo a grandi linee, questi qua hanno un blocco in più. Fammi spianare un po' qua davanti, che poi devo farci tutta quanta la roba. Sa che qui devo terraformare un bel po' poi, perché devo fare degli scalini che scendono. Allora. Grandi linee. Vediamo com'era Twilight Town. Se questo è lungo 22. Ci serve fare dei calcoli con un metro. Sarebbe fare dei calcoli con un metro. Come hai fatto a farci stare un blocco centro solo se la costruzione è 64? Probabilmente ho contato male. Non lo so. Ho contato male, non lo so, devo rifare il calcolo. Però vabbè, finché 22, 22 mi va bene. Se questo qua è 22. 4, 5, 6, 7. Sono blocchi altri 3. 6 blocchi da 3. Se questo è alto 3.
centro come tre blocchi. 3, 6, 9. Sì, sì, 20 al centro, 22 ai lati. Però stanno che ho al centro giusto. Vabbè, adesso devo vedere. Ovviamente il centro è da 2. No, Dio, non voglio vedere qualcuno clavata su Minecraft. Voglio farmela io. Non voglio copiarla. Allora. Stavo dicendo, se tu sei lungo 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vuol dire che ognuno di te è lungo 3, con il resto di 1. 1, 2, 3 fa 9. Quindi questa qua. Questa qui deve essere alta 9 blocchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto. Allora come altezza questa qua va bene. Come altezza va bene, l'ho fatta d'occhio. Ma va bene. Deve essere alta 9 blocchi prima del coso. Ok. Quindi 9 blocchi prima di quello. E poi il tetto è alto. Il tetto dal centro. A cosa ti stai sparando? Alla Twilight Tower di Kingdom Hearts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, anche qui. Ah, quindi è 22 per 22 per 22. Perfetto, un quadrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ok, questo è il centro. Il centro deve essere alto, ho detto, 6 blocchi. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il tetto arriverà fino qua. Facendo così. 1, 2. 1, 2. Back. Così. E il finale lo farei più a punta. Ok. Il teatro della costruzione farà questa cosa qua. Sto facendo adesso con la terra bene o male le basi per come costruirò la stazione. Ci sarà un tetto da questa parte, 2, 2, 2, 2, e poi il finale da 1, ok. Due, così, ok. Quindi questo qua sarà fatto interamente in mattoni. O è troppo poco tu devi essere alto bene o male come due di questi, due e mezzo, tre blocchi, ok. Sì, dovrebbe andare bene come misure. Come vedere da lontano. Ok. Uno. Fuck, dovrei metterlo su Photoshop a vedere questa immagine. Tac. Salva l'immagine con nome. Posso mettervela a voi che la vedete? Scusate, due secondi. OBS, puoi funzionarmi per un attimo? Ti chiedo poco. Va bene. Crashato Minecraft. Se io faccio questa qui. Non la fa mettere. Cam grande, forse qua. E anche. Schermo. Tac. Cattura. Voglio immagine. Twilight Tower. Ok. Sfoglia. Un attimo. La faccio vedere anche a voi adesso. Questo PC. Ok. Questa qua è l'immagine che dobbiamo rifare.
per quelli che non l'avessero capita prima, questa qui è la Twilight Tower. Ora, mi è crashato un attimo Minecraft, adesso lo faccio ripartire. Bene o male ci siamo. Dado, grazie per il raid. Scusami, non è partito l'alert, sono tutto bugato. Comunque grazie mille. Allora, poi farete il municipio? Sì, il municipio lo facciamo di Casa Bianca. Quello che dicevo io è che la parte di destra sono 22 blocchi. Quella di sinistra altri 22, il centro 20. Bene o male, come dimensioni ci siamo. L'altezza sto cercando di capire. L'altezza che va da qui, per capirci, a qui, al tetto. Cioè quello che sto cercando di ricostruire al momento è questa zona qua. Questa. Quindi, contando che questa è lunga 22, per lunghezza, la parte grigia, secondo me è alta 9, e la parte marrone è alta 7 blocchi. Potrebbe starci? Come misure potrebbero starci, secondo voi? Di altezza, grandi linee. E se blocchi il muro e 8 il tetto? Bene o male, sì. Penso che bene o male sia così. Il tetto è quasi alto come il resto, sia un po' più basso. Quindi direi 10... Cioè, contando che questo qua è cioè, la parte... Da dove inizia il muretto... Questo qua. Il muretto quello vicino alla mia webcam qua di... mattoni. Alla fine... Quindi ad altezza dovremmo esserci. Ad altezza dovremmo esserci. Fammi aprire questo qua. Fammi fare opzioni. Grafica. No. Opzioni. Volevo mettere... Grafica, sì. Non il coro senza bordi, ma... Come faccio a cambiare il da schermo? Ok, così volevo fare. Perfetto. Tac. Torniamo su Minecraft. Muro di 9, tetto di 6. Che è così? Che è così? Il muro qua è di 9. Il tetto è di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Però non mi dà lo stesso effetto. Ok, che contando che quello era visto da lontano un po' più rialzata come vista. Può andare bene. Ok, così può andare bene. Mi serviranno tutti i mattoni. Tanti mattoni, tanti mattoni. È basso il tetto, però... Il tetto è alto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contando l'inizio. Forse alzarlo di 1. Tetto di 8. Il muro secondo me è alto giusto, 9 così. Dici di farlo alto uguale? Perché non deve essere alto come questo muro. 3, 4, 5, 6. Lo alzo di 1 e vedo come modificarlo. Può alzarlo di 2. Forse conviene alzarlo di 2 direttamente. Proviamo alzandolo di 2. Questo è quando lo conto perché è muro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potrei fare 7 e una slab. Perché il tetto effettivamente... Senza che mi crasha Minecraft. Il tetto qui sopra ha un pezzettino. Che potrei fare in slab di stone. Fare il coso tutto di scalini. E questo qua di slab di stone. Cioè di stone di sandstone. Facciamo 8 e un po'.
Minecraft, non crasharmi così ogni volta che sta al tab, ti prego. Ok, facciamo così che dovrebbe andare bene. Aspetta che metti la scaletta di bricks, è già un blocco in più d'altezza. Sì, ma va lì, cioè va lì poi. No, non andesite, andesite, facciamo tutto... Cioè, deve essere fatto con quel blocco lì... Quel blocco. Mi continua a crashare Minecraft, ma perché fa questa cosa OBS? Perché OBS mi fai questa cosa? Dai, su. Non è che ce la fai. Ho fiducia in te. L'ho sempre... Lo sto facendo. Sto facendo F11. Mi crasha. Appena cambio da... Tolgo da Minecraft in principale, a OBS crasha... Ma perché? Sì, lo so, farò scalette slab. Minecraft! Porca puttana, ce la fai? Ci riusciamo? Hai impostato l'encoder sulla scheda video? Penso di sì. Altrimenti non mi reggerebbe reshader come fa di solito. Si è verificato un problema imprevisto. Il gioco si è restato in modo anomalo. Riavvio l'applicazione. Vediamo se... Riavviato Minecraft completamente. No, ma la notte non so se me l'hanno bloccato o cosa. Non sta tornando. Vediamo. Vediamo se mi parte. Ce l'abbiamo fatta? Pare che ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok, sei al tabbato. Dicevamo. Ho perso il conto, ma cazzo. Ok. Il centro era quello. Che è di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Più la slab. A questo punto va di 1. Di 1. Di 1. Come ti faccio scendere? Come ti faccio scendere? 1, 2, farei così. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Questi sono 4, quelli sono 4. Così però una forma abbastanza... morbida di per sé, facendo così. Forse farei 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Cioè 1, 2, 1 qua. 1, 2, 1 qua. 1, 2, 1 qua. 1, 2, 1 qua. Quindi 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Non capisco se è meglio o meno. Chat. Meglio prima. Meglio prima, ok, ok. E facciamo come prima. Cosa c'è, chat, che mi siete morti? Ok, così. Quindi 4 da 2. Ok. Just chilling. Ok, ok. Tac, 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 tac. 6, 1 e mezza. Su, su, qua bisogna costruire. Si parla si fa da solo, eh. Ah, c'è qualcosa che non mi quadra.
C'è qualcosa che non mi quadra. Ma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi il centro qua. Avevo il centro spostato. Ok, devo farli... Ok, così. Ok, così è giusto. Mi si era spostato il centro. Ok, così è simmetrico. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. È questo pezzo qua che non vi fa sembrare tutto simmetrico, ma adesso lo è. Quindi il tetto verrà così. Fatto leggermente a onda così. Ci può stare. E piove. È giusto questo che vi faceva sembrare tutto, tutto strano. Ora vedete che è molto più simmetrico. Ok. Sì, sì, lo faccio con... Farò scalino, slab, scalino, slab, scalino, slab, scalino, 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 scalino e sopra la slab. Si lavora sotto la pioggia, si lavora sotto tutto. A vedere così storto mi stanno scadendo gli occhi. No, ma adesso è giusto, è giusto. C'è ancora quel blocchetto che andrebbe tolto, ma va bene. Notte, Luke. Ma adesso fra un po' andiamo anche noi. È giusto da mettere quattro misure in croce. Da farmi la base, che così capisco bene come funziona. Ok, ora. Schermo. E questa parte ce l'abbiamo. Va fatta poi la torre. La torre penso che sia... Allora, io ho fatto il calcolo. Che se questo è lungo 22, cioè per capirci, se questa parte qua è lunga 22, il singolo blocco, quello con le tre finestrelle, è lungo 3. Quindi la torre, che a grandi linee un blocco di questi con le tre finestrelle e mezzo, sarà di 5. Quindi la torre penso che sia un 5x5. E mi crasha Minecraft. Se non si riavvia stacco, se non si riavvia stacco ve lo dico. Se non si riavvia al primo colpo stacco. Mi metto giù le basi off live e stacco perché sennò è un casino. Vediamo se riparte. Troppa matematica, non lo so. Guarda, ragazzi, finita qua la live. Sono stufo di sto OBS di merda che non funziona più niente. Ogni volta c'è da bestemmiare e ne ho piene le balle. Piene le balle. Boh. Facciamo domani. Andiamo avanti domani. Da chi vi ci mando? Mi sa che vi ando da Goisy Twitch. Che chillate un po'. Ride. Easy. Twitch. Signori, io vi saluto. Tiro giù 3-4 misure, farmo un po' di materiali e domani vediamo di farlo per bene. Così che riusciamo a farla. Lascio una valle deserto? Certo che lascio una valle deserto. Su a scavare, fammi un po' di materiali. Perché non provi a costruirla in creative prima? Dovrei farlo. Dovrei farlo. Ma vabbè, ragazzi, buonanotte a tutti quanti. Ci vediamo domani. Bye bye.